9 gennaio 1900, Piazza della Libertà. Mentre il Tevere continuava a scorrere, la storia è cominciato a scrivere. Erano altri tempi, c'erano altri eroi, ma quei sentimenti sono gli stessi che abbiamo oggi noi. E quella bandiera bianco-celeste ancora sventola, nonostante sia passato più di un secolo, non è sbiadita mai. Ha sfidato il tempo e anche i giorni più bui. Ha fatto innamorare milioni di persone, unendo mani, fiati e cuori. La Lazio è mia. La entra dentro, la Lazio ti cattura, è lei che sceglie te. Di Lazio ci si ammala inguaribilmente, ti prende e non ti lascia più. Io per quei colori la vita mia darei, per questo immenso amore che non avrà mai fine, che unisce mani, fiati e cuori. La Lazio è mia. La Lazio è mia. La io vivrò. La Lazio è mia, la mia fede che oltre va. La Lazio è mia, quell'amore eterno che ti ho promesso. La Lazio è mia, la maglia che con orgoglio io indosso. La giorno racconto, la Lazio è mia. E di Lazio io vivrò. Amici ed amiche di Semplicemente Lazio, buon pomeriggio da Massimo Moriggi, che sembra un po' uno scioglilingua, ma così non è, e sempre dai microfoni della voce dei laziali. E ringrazio già tanti e numerosi presenti in chat, tanti e numerosi presenti a seguire la nostra live. E Gabriele ancora non c'è, ma io la mia compagna ormai già dall'inizio di questa settimana che mi accompagna con professionalità e per la quale io provo una profonda stima.
e sto parlando di Michela Catena. Ciao Massimo, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che già stanno scrivendo, ci stanno seguendo, è la stima assolutamente reciproca e chiaramente un abbraccio e un saluto anche a Gabriele. Assolutamente. E ho letto nella chat, mettiamo in sovraimpressione il messaggio che Bruno dice: ne approfitto di questo spazio per mandare i miei auguri alla mia nonnina Iraci per i suoi 88 anni e gli vogliamo bene anche noi, dai, gli vogliamo bene Assolutamente, anche tanti noi. auguri alla nonna. Tanti auguri nonna Iraci. E facciamo entrare subito il nostro primo ospite, un amico ormai della trasmissione, un professionista serio, un giornalista preparato, e abbiamo l'onore, Michela, di dire che è anche un nostro amico, Stefano Ghezzi di Sport Press 24. Ciao ragazzi. Ciao Ciao Stefano, buon Stefano, pomeriggio. buon pomeriggio. Ecco, mi sono fermato adesso, sono entrato in ufficio e riesco subito, però ho detto non posso non contribuire. Non contribuire a sportpress24.com in TV. Sì, infatti. Esatto. Senti Stefano, io ho una domanda per te. Pensa, mi hanno mandato un WhatsApp, secondo me ormai non dormiamo più la notte, cioè abbiamo una sorta degli incubi continui e tutto quanto. E una nostra amica, una mia amica tra virgolette da più di 40 anni, che è Manuela Leli, e mi ha mandato un messaggio dove lei definisce che gli si è sceso tipo un LED, sai quando Archimede nelle pagine di Topolino gli accendeva la famosa lampadina, e mi fa questa domanda in linea di massima, te la accorcio perché il messaggio era molto lungo. Siamo arrivati ormai a una situazione tale che praticamente la Lazio è in fase di distruzione completa, sia a livello tecnico che a livello societario, a detta un po' di tutti, non tanto perché l'Odito pensi di lasciare o okay, che, ma proprio in generale, critiche su critiche, situazioni talmente assurda, addirittura oggi era uscita, che sicuramente sarà un fake, però buttata lì pure quella che anche Gila voleva andare via dalla Lazio. Cioè ormai c'è un fuggi fuggi generale, staranno a Lazio, penso che giocherà qua a primavera, ha detto ormai dei social, dei media e di chi di dovere. E lei mi chiedeva: ma non è che per caso stanno cercando di coprire una situazione che dall'altra parte la fanno passare per serena e tranquilla, quando tu poi mi ricordo che spesso e volentieri abbiamo parlato di questa cosa, i dirimpettai non possono fare mercato il prossimo anno, quantomeno anche notizie UEFA, ufficiali della UEFA, non è che ce le siamo inventate noi. E potrebbe essere architettato ad arte tutto questo? Ma io non lo so, la mente umana fa brutti scherzi, perciò tutto potrebbe essere, perché tanto ormai la gente dice e fa quello che vuole. Detto questo, che la Roma non può fare mercato, non lo dico io, non lo dice Sport Press, lo dicono i numeri e lo dice il fair play finanziario, perché per fare mercato tu devi avere o soldi in cassa o vendere, e con i soldi che tu vendi puoi acquistare. Questo dice la regola, detta in maniera molto spicciola. La Roma ha praticamente il 90% di parco giocatori che sono o a parametro zero, perciò se ne vanno via senza vendita, o sono in prestito. Vedi Lukaku, lo stesso Dybala, ha pochissimi giocatori di proprietà, uno su tutti è il ragazzino che io mi dimentico sempre come si chiama, che poi mi piace anche come giocatore, e lo stesso Abraham, insomma, sono giocatori che
difficilmente ti faranno fare il guadagno se non il risparmio sul loro ingaggio. Perciò la Roma, io non so dove prenderà soldi per fare mercato e non so neanche chi glieli può dare, perché anche il fatto di chiedere un prestito alle banche e fare mercato significa non andare con il fair play finanziario, perché comunque tu hai un'uscita extra che ti escono. Nel momento che poi vanno a fare il controllo del bilancio, vedranno che sti soldi che tu hai acquistato questo giocatore a 1 euro, dove l'hai preso sto euro? È tuo? No, l'ho preso in prestito e non lo puoi fare, perché comunque hai un budget limitato per via dei tanti debiti che hai. Per quanto riguarda la Lazio, anche io ne ho sentite di ogni. Per quanto riguarda Gila, vi posso dire che l'unica notizia certa e ufficiale è che il Real Madrid lo sta sondando per l'anno prossimo. Quello ve lo posso garantire. Ma sinceramente è una notizia che loro stanno vedendo di poter fare una proposta, ma non credo che sia una proposta che possono fare adesso, nel senso, il Real Madrid non sta messo così male in difesa da poter pensare a Gila per l'anno prossimo. Naturalmente loro fanno le loro valutazioni come tutte le squadre, come tutti i club. Che la Lazio sia da rifondare è notizia certa, cioè ormai non è che possiamo nasconderci dietro un dito. La Lazio è da Assolutamente. rifondare dal settore tecnico, ma anche al settore dirigenziale. Cioè, io credo una mossa subito da fare. Io credo che Lotito, con i suoi vari impegni che ha anche a livello istituzionale, lui deve cercare di capire che non può fare tutto e coprire tutti i reparti. Cioè lui deve affidare a un qualcuno, a un presidente a honorem o a chi che sia, ma uno deve essere uno capace, non il primo che Tipo un trovi. Cragnotti con Zoff, Stefano, per capirci, Bravissimo, insomma. bravissimo. Cioè uno che si assume le responsabilità, Lotito sta dietro, così nessuno lo attacca più perché non parla, non si fa vedere, non dice nulla. Lui si occupa delle cose istituzionali del governo italiano. E la Lazio la fa gestire magari a qualcuno che è pure dall'altro, che è pure del mestiere. Michela. Guarda, sempre sullo stesso argomento, non so se l'hai visto, ma sicuramente sì. Ci sono state anche le parole di Sacchi sull'Inter, che dice, virgolettato del Messaggero, vincere facendo i debiti significa barare. C'è una tendenza ad arrivare all'obiettivo da furbi. Questo non fa un po' riflettere, perché chiaramente l'aveva detto anche Gasperini, non ce la giochiamo alla pari, perché le altre sono indebitate, continuano ad essere indebitate, nessuno gli dice niente, noi dobbiamo essere puliti e giochiamo con quelli che abbiamo. Quindi ecco, non è un campionato che poi va a finire, che è falsato anche per questo. Perché alcune squadre hanno milioni, milioni e milioni di debiti e continuano a prendere giocatori, ma se tu sgarri di 1 euro arrivano lì e poi anche lì si riscatena la stampa con i titoloni a Lazio. Ragazzi, ma tutto parte dalla federazione. Quando un paese come l'Italia ha una federazione dove hai il numero uno che è indagato e che non fa un passo indietro per non lasciare la poltrona, semplicemente perché dice io sono innocente, è tutto a posto, ma finisce sempre tutto a tarallucce e vino, finché esiste questo, nessun club sarà dalla federazione stessa incriminato, segnalato o indagato. Che a Roma si dice tra cani non si mozzicano, no? Passatemi questa frase, questo termine. In Italia è così. Cioè, tu vedi quello che è successo in Premier League, no? I punti che hanno sottratto a squadre importanti come il Nottingham Forest, lo stesso Chelsea. Cioè, quando c'è una federazione dietro che non si basa sui numeri, ma vede. Cioè, sul nome, ma vedi i numeri, cioè tu non hai rispettato questa regola, tu puoi essere chi mi pare, la regola dice che devi avere i punti di penalizzazione e tu ce li hai. Perciò quello che ha detto Sacchi non ha detto niente di nuovo, non ha scoperto l'acqua calda, però permettetemi di dire che prima dell'Inter ci sono altri club che a livello sono molto molto più indebitati e comunque sono sempre presenti o in Europa o su un mercato importante. Esatto, sono sempre gli stessi.
quelli sono. No, non dobbiamo nemmeno fare i nomi, lo sappiamo. No, però ecco, ragionavo anche Ma poi sulla... non è che sono, non è che lo diciamo noi, No, no, basta perché... prendere i bilanci, si vede, no? Cioè, quando un club ha 400-500 milioni di euro di debiti, ma di che stiamo a parlare? Appunto. Ci sarà un problema, così tanto per Ma dire, no? magari, ma Voglio dire. magari entrasse in vigore quella famosa regola che la UEFA vuole, e cioè che la UEFA deve decidere anche sui campionati, sulle varie federazioni. Perché in questo momento la UEFA non decide su questo, no? La UEFA si limita a decidere solo ed esclusivamente su quello che è il suo, diciamo, budget europeo. Ma magari entrasse sulle federazioni e cominci a vedere club per club, ma lo sai quanti saranno esclusi, andranno in Serie B, chiuderanno, andranno falliti. Ma se vuoi la riforma del calcio, è questo deve essere. Cioè, tutti fanno il bel cattivo tempo e poi ci sono club che non lo possono fare, capito? Non lo Esatto. possono fare perché non hanno l'appoggio, per esempio, delle banche. Senti Stefano, Massimiliano Ferraresi mi chiede se ti senti di rispondere a questa domanda, per cui puoi anche non rispondere. La domanda è un'altra: con quali soldi faremo la nostra rifondazione e che tipo di rifondazione faremo? È a saperlo. Beh, guarda, la rifondazione che la Lazio deve fare, ma non è detto che la faccia, perché io è un mio pensiero, è un mio parere. La rifondazione è quella, come ripeto, di cominciare a mettere persone competenti in ogni reparto dirigenziale della Lazio. Ma deve essere gente competente. Che tu mi parli anche di uno che può, deve fare i video su internet per pubblicizzare la Lazio, sì, anche lì. Cioè, ci Certo. vogliono persone che bombardano i social di materiale Lazio. Cioè, come tutte le squadre, voi prendete i Twitter di squadre come Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid. Se voi vedete da ieri sera, da un'ora prima della partita, adesso c'è un post ogni 5 minuti. Cioè, lì c'è una persona o più persone che stanno lì ogni 5, anche di notte, video, foto, immagini, riprese, i gol fatti rivedere con angolazioni diverse 30 milioni di volte. Cioè, un bombardamento continuo. Quello significa che è materiale per il tifoso, ma anche materiale per chi sta vicino come testata giornalistica a queste squadre. Perciò questa è la rifondazione principale, cioè gli addetti ai lavori proprio dietro le quinte della Lazio. Per quanto riguarda i giocatori, il parco giocatori, diciamo che la Lazio, ragazzi, i soldi ce li ha, perché paga fior di milioni l'anno a giocatori che noi questo mese, quest'anno l'abbiamo visti pochissimo. Cioè parliamo proprio di giocatori che prendono 2, 3 milioni di euro, 2,8, 2,7 l'anno, che noi non abbiamo visto e che comunque sono soldi che escono dalla società. Cioè la società deve ottimizzare anche i soldi che spende. Cioè è inutile spendere soldi per giocatori per far felice qualche procuratore, per farsi un amico. Cioè è anche quello che la Lazio deve stare attenta. Come ripeto, con tutto il bene che uno può volere a Ciro Immobile, ma in questo momento i quasi 4 milioni di euro che prende Ciro Immobile si potrebbero investire su due ragazzi, per esempio, su due prospettive. Ma con tutto rispetto, lo dico, non è una colpa nei confronti di Immobile. Vogliamo parlare, che ne so, dei soldi che prende Marusic, Usai, Patrick, Lazzari. Anderson lo stesso. Anderson, io questa mattina mi ha chiamato una nota radio romana e chiedendomi, forse facendo un po' di giocando, io lo chiamo così, mi voleva mettere un po' sulla graticola sul caso Zaccagni, no? Dicendo, ma il procuratore sono 40 giorni che aspetta la Lazio, la risposta della Lazio. E io gli ho detto, è vero. Ma noi giornalisti e i tifosi sono 8 mesi che aspettiamo Zaccagni. O per Guarda, motivo o per altro. non hanno risposto, non hanno detto nulla. Ho sentito 4 secondi di silenzio, che in radio sono tantissimi.
Cioè, che mi rappresenta? Cioè, quando tu hai a che fare con queste persone, con questi procuratori, con questi giocatori, che veramente, torniamo al discorso che abbiamo fatto lunedì, mercenari, tra virgolette, quelli sono soldi che la Lazio tranquillamente si può risparmiare. Basta, cioè, ecco dove si prendono i soldi per fare. Poi la Lazio comunque i soldi ce li ha. Le entrate ce l'ha, non c'ha le entrate dell'Inter, del Milan, del Napoli, della Roma, vabbè, d'accordo, ma i soldi ce li ha. Lo Tito, i soldi personali, se vuole metterli per rifondare la come ha già fatto, lo può fare, perché tanto poi alla fine se metti uno ne prende due, perciò ci guadagna sempre, perché comunque fa un prestito come socio infruttifero, i soldi se li riprende. Cioè i mezzi ci sono, ragazzi, a livello legale. Bisogna vedere se vuole farlo. Senti Stefano, a proposito a riguardo proprio del discorso parco giocatori, no? Di questa famosa epurazione che si sente a destra e a sinistra e che probabilmente ci sarà e porterà nelle casse della Lazio questi famosi ingaggi che tu dicevi. Ma come hai visto e quanto c'è di vero sulle voci di Glitare, cioè di quando Claudio Lotito sembra di nuovo interessato a riallacciare dei rapporti di lavoro con Iglitare e quanto Iglitare potrebbe eventualmente entrare nella fase decisionale al posto di Fabiani? Beh, sentite, con tutto il rispetto per Fabiani, ma Iglitare non si può paragonare a Fabiani, eh. No. Cioè, Iglitare, ci sono stati club addosso a lui, club importanti, come la stessa Juventus. È Iglitare che non ha mai voluto abbandonare il territorio di Roma per tante ragioni, anche familiari. No, giunto gli stava addosso già da quando era DS del Napoli, quindi Sì. proprio. Perciò sinceramente io ricordo una cosa che Ammettare mi disse, perché noi sia io personalmente ma come Sport Press 24 abbiamo un buon rapporto con Iglitare, indipendentemente da, come si dice, dagli impegni lavorativi, no? A me Iglitare fece un ragionamento che a me sinceramente mi ha colpito, perché lui disse: ti ricordi quando andavi a scuola da piccolino? Quando andavi a scuola e tua madre ti dava i soldi per la merenda, adesso ve la coloro un po', però è questo il senso, no? Quando andavi a scuola e ti dava i soldi per la pizza, 500 lire, ti devi comprare 500 lire di pizza e tu quello te potevi comprare. Se c'era un panino che costava 1000 lire, non te lo potevi comprare. Perciò io faccio mercato con quello che ho in mano. Certo. Cioè, perciò che tanti se la sono presa a cottare, sì, anche lui avrà le sue colpe, avrà avuto le sue responsabilità, tutti sbagliano, chi lavora sbaglia tutti sbagliano. Però sinceramente, se adesso fa devo fare il paragone, ragazzi, non c'è paragone con Fabiani, con tutto rispetto. Ma tra l'altro c'è anche una differenza, secondo me, proprio di figura. Tare negli anni ha anche risolto qualche problemino di spogliatoio, era quello che vedevi, scendeva subito anche per andare a placare In mezzo al un campo, po', sì, a cioè litigare, quindi la presenza di Tare nello spogliatoio era importante, ma era uno che ti appiccicava al muro, eh? ecco. Cioè, io credo una cosa, credo che se Tare domenica stava allo stadio, io Ma penso che sarebbe infatti, entrato in mezzo al campo e avrebbe preso Mancini e quella bandiera, non so che fine faceva, ma non soltanto Mancini, ma anche a chi si è permesso lo stesso Dybala di fare quel gesto nei confronti di Guendouzi. Ma come ripeto, queste sono, io non lo so lo Tito che vuole fare, non sappiamo nulla di quello che sono le voci in seno a Formello. Sta di fatto che tu a luglio, quando inizi il ritiro, ti devi presentare con una Lazio completamente diversa, perché altrimenti sono guai seri per l'anno prossimo a livello calcistico. e non solo diversa, Stefano, con dei giocatori, cioè presentarsi a fare un ritiro come l'altro anno è stato, cioè, sarebbe allucinante, cioè solamente con quelli che c'erano,
con Luis Alberto che ha dato forfè, si è presentato quando ha deciso lui e senza degli acquisti nuovi riguardo a quello che era l'impegno che Cosa stava cominciando. tu devi avere una persona che se un Luis Alberto ti fa un pezzo del genere, devi avere il coraggio di dire, di alzare il telefono e dire: se dove stai? Vuoi stare 2 giorni a Valencia in più? Guarda, fai così, rimani in Cina 3 mesi perché non venire per niente qua. Cioè devi avere questo, il coraggio, e devi avere subito il coraggio di intervenire sul mercato e prendere uno al suo posto. E tu lo mandi per un anno, lo mandi in tribuna. Questo fanno i grandi club, eh? Dai anche un segnale di forza anche agli altri giocatori, perché qua se i giocatori della Lazio fanno tutti quanti il bello e cattivo tempo, passeggiano, ridono, sbuffano, fanno i sorrisini, quando Sarri ha detto: ragazzi, se ho il problema io me ne vado, e 2 giocatori ridevano tra di loro. Se tu hai invece un club dietro che queste cose non le permette, vedrai che i ragazzi non lo fanno certe cose, No, non lo anche fanno. io. Poi è stata una considerazione, pensieri miei, ma io credo che tutto quello che è successo quest'anno, contare, non sarebbe successo. Però non avrò mai la controprova, chiaramente, di questo. Certo. Tanto c'è l'amico Roberto che ti chiede: ma è vero che si dice che i giocatori sono già scontenti, già sbuffano per Tudor? Già? E giustamente l'amico Eugenio risponde: Roberto, ma questi giocatori quale tecnico vogliono? Perché giustamente, se è vero. Ma queste sono chiacchiere, ragazzi, non date retta. Cioè, io un consiglio che posso darvi, ragazzi, voi che siete tifosi, che amate la Lazio, che vi piace sentire. Allora, il 90% di notizie che sentite sulla Lazio sono tutte notizie personali, non è nulla di vero. Non è nulla di vero. Cioè, sono tutte notizie che tendono naturalmente a fare notizia, a fare audience e a creare dei casi per poter parlare durante il giorno. Per fare Ok? il famoso click, Stefano. Cioè, non stiamo a sentire queste cose, ma mo, chi è? Ma io voglio sapere chi è quel giocatore che se ne è uscito e che ha detto in giro: a me, io a metà del tutto già mi sta stufando. Ma io farei direttamente a Tudor, non so dove chiude sta botta, perché è grosso, cioè è alto 2,5 metri quello, cioè Cioè, se se sono noi ci accorti do quanto è noi grosso. dobbiamo ragionare su quello che è, quello che sappiamo ufficiale, cioè quello che, oppure, magari ufficiale no, perché magari la Lazio non te lo dirà mai, però magari con quello che qualcuno ha visto o sentito con le proprie orecchie, cioè che ci mette la faccia, dice: ragazzi, io ho sentito questo, e questo è. Io sono uno di quelli che non mi sono mai tirato indietro, cioè se io ho detto una cosa e poi sono stato smentito. Ma io l'ho sempre detto che se l'ho detta è perché avevo le prove per dirlo. Non mi sono mai inventato nulla di mia sana pianta. Per esempio, vi faccio un esempio. Adesso ho pubblicato un articolo su Sport Press 24, se volete andargli a dare un'occhiata. Il Manchester Non l'ho mai United. sentita, Cosa? non conosco la testata, però poi dopo ci Ma guarda, si farà conoscere. aggiungi.com, vedrai che si conosce. Il Manchester United ha contattato Thiago Motta come allenatore per l'anno prossimo perché vogliono studiare il modulo che Thiago Motta sta proponendo, perché lo sta facendo con il Bologna, con il modulo 2-7-2, perché lui considera il portiere un giocatore da centrocampo. Se voi vedete le partite del Bologna, ma le vedete, le dovete vedere allo stadio però, perché in televisione magari non si vede. Il portiere del Bologna sta sempre sulla tre quarti a fianco ai difensori. O i difensori sono a fianco dell'allenatore, del portiere, Un scusate. difensore aggiunto. Il difensore aggiunto. Perciò fa densità. Il Manchester United ha fatto questa richiesta. Io, naturalmente, prima di fare questo articolo, mi sono informato. Ho chiamato alcune testate che conosco in Inghilterra, ho parlato e me l'hanno confermato. Ho nome e cognome di chi me l'ha confermato. E poi ho visto che la stessa notizia è stata subito ripresa da fonti importanti come Star Sport, Daily Sport, Daily Express Sport, cioè testate importanti in Inghilterra. Perciò, se
Stefano Ghezzi, Sportpress 24, chi collabora, dice una cosa, non lo dice perché a noi ci interessa il click, perché non ce ne importa niente del click. Quello che ci interessa è dare una notizia vera o almeno fondata, cosa che però purtroppo nel mondo del giornalismo noi non vediamo. Poi, come ripeto, possiamo essere anche smentiti, perché magari vi dico, guardate, la Lazio sta vicino a questo giocatore, oppure questo giocatore sta firmando per la Lazio. Poi magari succede qualcosa e non è vero. Ma se io ho le prove che era vero e poi quando stavano firmando non si sono messi d'accordo perché questo voleva una caramella in più e lo Tito non gliel'ha data, ma che la notizia però era vera. No, ma è un po' come quando successe di Milinkovic, no? Tutti avevano dato Milinkovic alla Fiorentina. Milinkovic che stava lì con la penna in mano, doveva solo firmare, all'ultimo secondo ha detto no, io voglio andare a Roma. Ma lì chi ha detto Milinkovic alla Fiorentina non ha detto una scemenza. È lui che ci ha ripensato proprio all'ultimo secondo, per Ma dire. vi ricordate Candreva alla Juve? Chi so Che scorda, Candreva aveva comprato casa a l'Olimpiadino. Torino, un giornalista dice: io ho le prove che Candreva c'ha casa a Sì, Torino. l'amico che fa l'imbianchino nella casa di Torino che sarà di Candreva. È andato in tutta Italia meno che a Torino. E Marco ci andrà mai, visto che da questo No, punto. vabbè, ormai. No, magari se l'ha pure comprata casa a Torino. Cioè, Sì, vabbè, capito? ma per cosa Magari sua? sì, magari sì. Senti Stefano, io chiudo con una battuta, poi ti lascio l'ultima a Michela. E certo che vedere due Marcantoni come i Glidare e Igor Tudor sarebbe divertentissimo dentro uno spogliatoio della Lazio. E questa era la battuta. E venerdì non andremo in onda perché saremo allo stadio. Adesso dobbiamo cercare di chiudere almeno con un po' di dignità, cosa che forse dovevamo già fare sabato scorso. Vabbè, è ormai capitolo chiuso. E 7 partite, 8 con la semifinale di Coppa Italia. E noi più che col tifo sugli spalti non possiamo fare. E che si sono messi in testa, anche perché poi oltretutto ci sono due infortuni abbastanza importanti, Romagnoli mi sembra e Ciro Immobile, entrambi non saranno della partita Anche Zaccagni probabilmente, stesso. e dice Ford, meno male che c'è, non c'è stato, ecco, ho interpretato bene lo sguardo di Romagnoli, Stefano. per esempio, è un altro che è stato tutta la stagione a lamentarsi del bonus ritocchino. Ma quando ti Però vediamo vabbè, giocare? a parte questo, come si può vincere veramente con la grinta di Castellanos, quantomeno là davanti, che ritrovi il gol con un Guarda, Felipe guarda. Anderson che già ha firmato da Mi parte là, limito che a dobbiamo dire fare? che tu con la Salernitana vinci anche con la Primavera. Volere e potere, perché ci hanno vinto tutti con la Salernitana, tranne te. Allora la faccio io una battuta, non serve Berardi per vincere contro la Salernitana. Ma assolutamente no, ma assolutamente no. Assolutamente no, cioè veramente stiamo parlando del nulla, col tutto rispetto per la Salernitana, per i propri tifosi, ma stiamo parlando a livello calcistico del nulla. Una squadra che è stata in Serie B dalla prima giornata di campionato. La Lazio ci ha perso male, perché ci ha perso male, e non è la prima volta, perché ci ha perso anche. Io ero in ospedale a fine 2022, partita all'Olimpico, e ci ha perso anche lì con doppietta di Candreva, se non sbaglio, se non mi ricordo. Cioè proprio. Io tante volte vedo la Lazio che gli si spegne la cognizione cognitiva proprio e che dice fate quello che volete, sono tutto vostro. E le squadre lì fanno. Poi dalla settimana dopo queste stesse squadre cominciano a prendere schiaffi a destra e a manca. Questo la Lazio assolutamente non deve fare. Venerdì si devono togliere il pensiero della mente di questa parola Europa. Adesso non conta l'Europa, non conta più. Cioè, lasciamo perdere questo termine, perché tanto se vai in Europa e fai la fine di quest'anno è meglio che non ci vai. Conta Però dignità lì. questo qui adesso ti serve da fare punti per cercare di salvare il salvabile. Poi a maggio si tirano le somme. Quello che arriva, arriva. Però intanto tu hai 7 partite importanti, di cui una fondamentale, che è quella, perciò 7+1, che è quella della Coppa Italia, che già è compromessa di per sé. Però tu adesso non pensare alla classifica, non pensare ai punti, non pensare a nulla. Ogni partita è una finale, lo diciamo sempre, adesso bisogna vedere però quello che veramente riescono a fare.
Michela, l'ultima o a posto così con la battuta? No, io penso Ok. che più che chiederti che Lazio ti aspetta, ma poi secondo me ci sono troppe incognite per chiederti che Lazio ti aspetti a livello di formazione, quindi forse a parte No, per Castellanos. quando Stefano fa quel ghigno, perché ormai noi lo conosciamo, è un ghigno quasi che non si vede. No, ma perché cioè, Tudor con i gravissimi errori fatti nella formazione contro il derby ha un po' sdemesso anche quello che poteva essere il nostro disegno, perciò adesso è inutile fare supposizioni. Vediamo Tudor quello che farà. Domani non ci sarà conferenza stampa di Tudor. Ah, ecco, infatti ti Meno volevo male che chiedere. io dici te a Michela, perché ancora stavo aspettando. Anch'io stavo aspettando di sapere, ma No, non. no, è arrivata adesso la comunicazione, anche Ah, con Michela ce ok. l'avrai sul cellulare, che non ci sarà conferenza stampa. Vediamo. Io sono molto curioso adesso di vedere come reagirà intanto Tudor, i giocatori, ma come reagiranno soprattutto i tifosi dopo quello che è successo sabato allo stadio. Vediamo. Stefano, proprio l'ultima così a razzo. Felipe Anderson, dentro o fuori? Quando? Domani? È Venerdì. venerdì? Ah, ok. No, io lo metterei assolutamente dentro, però nella posizione che lui deve giocare, non No, una no, mi chiedevano posizione. sempre per le chiacchiere con la Juve, con quella No, no, storia. no, 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 anche perché lì, vedi, già Felipe Anderson è diverso, perché Felipe Anderson è uno che comunque sia, è così, cioè. È proprio è uno spirito libero, è il classico brasiliano. Parla la sorella, lui non parla, lui non si pronuncia, a differenza di Zaccagni, no? Che è un po' più, c'ha più la puzza sotto al naso, fa le battutine sui social, i pollicioni. Felipe Anderson è proprio un bambino, tra virgolette, è molto più amabile come giocatore, come uomo, come ragazzo. A differenza di Zaccagni, che come ripeto, quest'anno proprio non mi è piaciuto né lui né la moglie né il procuratore per quello che hanno fatto e per come si sono comportati e gli atteggiamenti avuti. Io Felipe Anderson lo metterei dentro. Naturalmente, una cosa che vorrei fare, mi piacerebbe fare, è magari vederlo giocare con i Sachsen, perciò provare i Sachsen dall'altra parte. Questo mi piacerebbe vedere, visto che ormai Tudor le sta provando tutte. Però Stefano non ha tutta fascia Felipe Anderson, ma No, 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 un altro assolutamente no. errore così sarebbe deleterio. Assolutamente no, assolutamente no. Va bene, allora ringraziamo Stefano Ghezzi di Sport Press Ciao ragazzi. 24, un abbraccio forte e ti seguiamo e seguiteci tutti su sportpress24.com. Assolutamente. Ciao Ciao Stefano, ragazzi. grazie. Ciao, Ciao. Stefano. Allora, Stefano Ghezzi, sportpress24.com, sempre preciso e puntuale anche lui, anche su certe notizie. Tanto. Allora, No, non scherziamo proprio su quello che è Stefano, che veramente se la cosa non la sa, non la dice, punto. Se la cosa la sa, la dice i nomi, chi gliel'ha detto, quando, come e perché, come ha detto. E aggiungo serio professionista, e Esatto. non è semplice trovare seri professionisti che esercitano questo mestiere tutti i santi giorni, dalla mattina prestissimo con la rassegna stampa fino a sera tardi, per cui ormai fa tipo il panettiere, lui praticamente lavora Ma da. peggio, calcola che quando siamo andati, perché abbiamo fatto il viaggio a Malta, no? Dove ci hanno dato la targa per il centenario di Maestrelli, quindi anche insieme al figlio, a Giancarlo Oddi, abbiamo fatto le 2 di mattina, ma così chiacchierando lì fuori la piazzetta fuori l'hotel. Alle 5 vedo che aveva pubblicato la rassegna stampa, cioè ha dormito 3 ore, non stacano vista proprio. Noi invece stavamo tutti rintontiti, rimbambiti. E lui che stava lì e Nemmeno scriveva. 3 ore, perché poi ha dovuto trovare il materiale per poter fare la rassegna Dico, stampa. Madonna, ma alle 5 già stava postando, quindi è una roba assurda.
No, ma è veramente poi un'ottima persona e se abbiamo notizie da lui è perché ci ha lavorato, ecco, ce l'ha spiegato adesso con l'articolo che ha scritto sullo United per quanto riguarda Thiago Motta. Poi vedi, Massimo, molti, mentre quando hanno da mettere la sciarpetta giallorossa, se la mettono e come, e la ostentano anche, non so perché i giornalisti della Lazio hanno quasi paura, no, di dire io sono della Lazio, lui invece assolutamente no, assolutamente no. Provano come un senso di vergogna anche Ma io davanti a certe domande. Ma perché sei da Lazio? Eh sì, simpatizzante. Ma abbiamo l'esempio di Riccardo Cucchi, no? Ha detto che è della Lazio quando? Quando è andato in pensione. Perché l'hai Esattamente. nascosto per tutta la carriera? Ma forse anche paura, eh? Ma secondo me In invece è determinate stato. ambienti, se sei della Lazio, magari non entri, per E invece dire. secondo me è stato un indice di grosso professionismo questo, grossa professionalità sul tuo mestiere, nel senso che se lui avesse dichiarato da subito che era un sostenitore dei colori bianco-celesti, probabilmente avrebbe potuto avere non solo dei problemi lui a livello di trattamenti, perché poi se viene etichettato come... Quello Però lui l'ha fatto per rimanere invece estraneo, pur essendo tifoso, godendo dentro e soffrendo dentro, probabilmente lo ha fatto proprio per questo motivo, per un discorso di estrema professionalità, semplicemente per quello. Poi magari se un giorno ce l'avremo glielo chiederemo il motivo, magari celato perché non ce lo dirà mai, magari però... magari sì. Sai, No, magari sì. ma è anche giusto, un giornalista dovrebbe essere super partes. Adesso, Sì, ma basta ok, io vedere. sono giornalista, a te manca poco per diventarlo, ma siamo qui a parlare sulla voce dei laziali. Poi Con però tanto scrivo de per stemmi. Sport Press, tra l'altro, ma quando scrivo per Sport Press non è che mi metto a fare, no, perché la mia Lazio, certo che no, è un'altra cosa. Lo scrivo per, che ne so, un sito per della Lazio, un giornale della Lazio. Quindi è chiaro, Certo, no? Però. però vedi il comportamento che tu accennavi di Riccardo Cucchi, perdonami se ti ho interrotto, si rifà poi al comportamento non tanto dei giornalisti quanto poi dei famosi VIP, personaggi importanti. Adesso è venuto fuori addirittura che Christian De Sica ha tentennato sul discorso che fosse o meno della Lazio, poi non so quanto poteva essere vera quell'intervista, però basta vedere gli stessi cantanti, sì, a domanda specifica e ti dicono sono tifoso della Lazio, sono tifoso della Lazio, ma non lo ostentano tipo Tommaso Paradiso che gliene può fregare meno, che gli fanno le domande a trabocchetto dicendogli che preferisci vince 10 dischi di platino o che la Lazio vince lo scudetto, che la Lazio vince lo scudetto su un palco durante un concerto, voglio dire, quello è professasse veramente laziali, cosa che ultimamente non si vede più, ma nell'epoca Lotito, io ricordo, Cragnotti, scusate, nell'epoca Cragnotti, io mi ricordo benissimo che in tribuna Montemario era pieno di sta gente che si professava laziale. E attualmente, oltre a Tommaso Paradiso che abbiamo incontrato allo stadio, c'è rimasta Anna Falchi che si mette bella tranquilla con la Ma sua lei non ha sciarpa. discosso, no, no. A lei gliene può fregare meno, lei va avanti per la strada sua come lo era Sandra Milo. Sandra Milo ha sempre dichiarato di essere stata dalla Lazio. Per cui voglio dire, Galeazzi, come ci ricorda Roberto. Galeazzi, ma assolutamente sì. Però stiamo tornando indietro col tempo. Io parlavo di questi attuali, probabilmente sono tutti da Roma, gli artisti o i pseudo-artisti che calcano i palcoscenici, no? Probabilmente sono tutti loro.
Vabbè, no, comunque non ho mai sentito di, che ne so io, mo, dico, a un Fiorello de Turno, mo, che non è Fiorello, ma io sono tifoso da Juventus. Voglio dire, da Juventus se ne parla, del Torino se ne parla, però qui su Roma, La Roma, oro. l'abbiamo visto, no, con quei tizi lì, che due scatole che ci hanno fatto con i Maneskin, e quello sta in tribuna. Avete visto com'è vestito? E basta, ma chi se ne frega se sta in tribuna? Ma anche basta, dai. Come anche basta, e qui mi prendo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo in questo momento, andiamo a concludere questa stagione. La andiamo a concludere, la dobbiamo concludere, non tanto per i 3 punti, come ha detto Stefano, perché fortunatamente la Lazio è salva. E fortunatamente sì. La dobbiamo chiudere perché bisogna dare dignità a questi colori, ma soprattutto rispetto alle persone che vanno allo stadio, alle persone che vi seguono a casa perché non possono andare allo stadio. Michela mi conosce, io oggi sono andato a fare i biglietti per me e mio figlio. Ne siamo contenti di poter andare a vedere la partita perché per me lo stadio, poi oltretutto, ecco, l'ho scritto anche ieri nella live di Paolo, io quando mi giro verso quella curva mi vengono un po' le lacrime agli occhi, perché comunque sia vissuta dal 1973-74 col mio primo abbonamento. Per cui non è un giorno che io vivo questa situazione. Ancora mi ricordo che mio padre fuori mi comprò una bandiera della Lazio, e con questa bandiera ci ho chiuso l'anno, che a forza di tenerla di fuori dal finestrino alla fine sarà anche un po' stracciata. Però è stato il mio primo anno, sono stato fortunato perché abbiamo vinto lo scudetto, ma da quel momento in poi ne sono successe de ogni, e abbiamo affrontato veramente un periodo dove rimanere laziali non era poi così semplice, specie a scuola, e non è stato semplice. Comunque, tornando al discorso che facevo prima, adesso bisogna portare rispetto e soprattutto io voglio che i giocatori portino rispetto per loro stessi, anche se sono mercenari, anche se loro non è che gli può interessare di meno, poi alla fine del mese i soldi bene o male li prendono sempre, anzi spesso e volentieri li prendono pure prima, quando fu della pandemia, mi ricordo che ci fu sta cosa che i stipendi vennero pagati prima, però massimo rispetto per questi colori che si portano addosso. Per le persone che vi seguono, tutte, perché chi non può andare allo stadio un motivo ce l'ha. Poi Certo. c'è sta quello che dice: io non ci vado perché c'è l'udito, quello è un problema Vabbè, è una tuo. scelta sua, ci mancherebbe. Però sta davanti alla televisione a vedere la partita, perché quelle persone poi stanno lì. Cioè non è che vanno a Villa Pamphilj se è di pomeriggio o se ne vanno a cena fuori se è la sera. Se vanno a cena fuori trovano un locale dove c'è sta il televisore per vedere la partita. Però rispetto anche per quelli, rispetto per tutti, dimentichiamoci momentaneamente di quello che è i lodidiani, gli antilodidiani, i saristi, i controsaristi, i tutoriani. Non tu sembriamo un paese dei marziani, No, perché Marziani no, 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 Marziani no. marziani nel senso di extraterrestri, voglio dire, marziani lo so che c'è pieno, non si trova un posto là per Sa che anni. gente c'è su Marte, insomma, per Però per Gaia poi. 6-7 partite in questa trasmissione ci sentirete parlare solo e unicamente di calcio, di sentimenti, di amore verso i propri colori, e questo sarà. Io sinceramente con Michela mi sono confrontato e questo si è deciso. È inutile che andiamo a rivangare sempre le solite cose. Sappiamo di chi ha la colpa, sappiamo di chi Sì, ne ha la colpa. Basta. vent'anni. Sì, l'abbiamo detto 1.000 volte, tanto adesso Io fino al ce la posso avere con lo dito, te non ce la puoi avere con lo dito, ma sempre io adesso devo pensare bene da Lazio.
Poi quello che succede dal 27 maggio si fa il famoso tirare le somme, e probabilmente saranno somme che non saranno proprio soddisfacenti, tutt'altro, e però a quel punto ognuno prenderà e farà le proprie scelte. Però fino a che non finisce sto maledetto campionato che è cominciato male e stiamo a cercare di farlo venire peggio con le critiche a destra e a sinistra, cerchiamo invece di mantenere sempre un atteggiamento, come posso dire, propositivo, cercare di essere comunque. Ci abbiamo poco da salvare sta stagione, l'ho appena detto. Però cerchiamo quantomeno di stare vicino alla squadra. E fra poco ci sarà un messaggio di Riccardo Budoni che io vi invito ad ascoltare e a non lasciare il canale proprio per questo motivo. Anzi, già vi trovate, mettete un mi piace, va, che non fa mai male, è pure gratuito, tra virgolette. E chi ancora non si è iscritto, credo siano pochi degli amici in chat, lo facciano e facciano iscrivere anche i loro amici, parenti e condomini vari. E seguite quel video di Riccardo perché è bello pungente questa volta, Riccardo, attenzione. Ai ai ai. Se Riccardo comincia a essere pungente, signori miei, vuol dire che è stato toccato nel profondo, per cui io lo sentirei con molta, molta attenzione. Però, Assolutamente. Michelina mia, noi abbiamo anche da ricordare la Lazio che fu. Assolutamente sì. Per la gioia di tanti che non amano questa rubrica, ma poco mi interessa, ce ne abbiamo solo due, più una chicca della buona Michela. Per cui io vi leggo subito i due compleanni. Non sapevamo neanche esistessero, effettivamente. Ernesto Bonaga, portiere e attaccante, nato a Roma il 10 aprile del 1896, per cui fu Mamma mia, uno un dei praticamente pioniere. dei fondatori. È titolare della seconda squadra biancoceleste dal 1910. Poi il campionato fu interrotto perché partì come soldato volontario per la prima guerra mondiale il 19 giugno del 1915, il famoso scudetto che tanto vorremmo ci fosse assegnato ex aequo col Genoa, del quale il buon avvocato Gianluca Mignogna si occupa. Partì il 19 giugno del 1915 e purtroppo perse la vita in battaglia il 4 giugno del 17. Ecco, è per questo che la Lazio merita quello scudetto, non perché dobbiamo scendere in piazza a festeggiare, ma perché ha perso No, no, la vita nel 15. non è per un titolo, tanto per dire, ah, se noi abbiamo tre scudetti, no, è perché ci spetta di diritto, perché noi ci abbiamo avuto come tante altre squadre e delle perdite importanti durante la prima guerra mondiale, però noi eravamo primi nel nostro girone e è stato dato, non si sa bene per quale motivo, forse sì, il titolo al Genoa. Comunque, vabbè, questo poi ce ne occuperemo magari un giorno che il buon Gianluca ci vorrà dedicare un po' di tempo. Già ci ho parlato e vediamo un attimo di organizzarci. L'altro è Luciano Ramella, centrocampista nato a Pollone il 10 aprile del 1914 e è morto a Tomazina in Brasile, qui ci potrà venire in aiuto il buon Bruno Cesare, il 6 marzo del 90, non so bene dove sia. La Lazio lo preleva dalla Provercelli nel 1938, disputa 8 stagioni in biancoceleste. Dal 49 al 51 fa parte dell'organico della società biancoceleste a livello dirigenziale e tecnico, e con la Lazio colleziona 132 presenze e 2 reti in campionato. Oggi sarebbe finita qua, però visto che venerdì sera staremo allo stadio, tutto bello, o almeno speriamo.
e tutto quanto. Adesso Michela ci ha trovato una chicca. Esatto, perché intanto ringrazio il sito da cui l'ho presa, che Assolutamente, scusa, anch'io Lazio Wiki, attenzione, Lazio Wiki, tutte le notizie da lì. Vai, scusami. io questa l'ho trovata su Operazione Nostalgia e inizia così. C'è stato un tempo in Serie A in cui le sfide tra le prime e le ultime della classe erano costantemente in equilibrio. Questo è il caso della sfida tra Salernitana e Lazio, andata in scena alla Rei il 1° novembre del 1998. Quindi eravamo un po' quello squadrone lì che, insomma, non vi devo ricordare io. La neopromossa Salernitana a quota un punto dopo 6 giornate ospita in casa la Lazio, che giunge in Campania dopo aver conquistato già il primo trofeo della stagione in estate, la Supercoppa italiana in finale contro la Juve, chi è che non se la ricorda? Ed al termine di una campagna acquisti faraonica che ha visto giungere nella capitale calciatori come Vieri, Della Pigna e Sergio Conceição. Quindi, ragazzi, la sfida tra Davide e Golia vede un avvio arrembante da parte dei padroni di casa, i quali tuttavia man mano arretrano il loro baricentro, lasciando l'iniziativa e il controllo della propria metà campo agli avversari. Sovente i biancocelesti si fanno vedere dalle parti di Balli, sfiorano la rete con numerosi tentativi da parte di Stankovic e del portoghese Conceição. Nel finale della prima frazione è ancora la Lazio ad andare vicina alla via della rete, sfruttando l'insidioso sinistro da parte di Mihajlovic, che trova l'incerta ma efficace risposta dell'estremo difensore Amaranto. Nella ripresa, a causa un calo fisico da parte degli uomini di Eriksson, la Salernitana appare più pimpante, sfiorando la rete prima con l'ex Di Vaio in ben 2 occasioni. I tentativi del centravanti della Salernitana trovano però la risposta attenta da parte di Marchegiani, che salva il risultato. Nel finale di gara, quando sembra ormai scontato il risultato di parità, i nuovi innesti da parte di Michele e Giacomo Tedesco danno nuova linfa ai campani, i quali appaiono più determinati a conquistare i 3 punti. La squadra di Rossi ci crede e proprio in una delle ultime azioni della gara trova il vantaggio, firmato proprio dal neoentrato Giacomo Tedesco. L'ex centrocampista del Palermo realizza l'1-0 grazie a una punizione velenosa che attraversa tutta l'area di rigore e si insacca nell'angolino basso alla sinistra di Marchegiani. Finisce così in trionfo per la Salernitana, che supera una delle formazioni più quotate per la conquista dello scudetto della stagione 98-99, superando così in classifica il Venezia, nuovo fanalino di coda a quota 2 punti. Ecco, allora, dato che tu hai parlato di un ex Di Vaio, io vorrei ricordare che ce n'è uno che c'ha Però particolarmente con noi, ogni tanto gli basta. piace. Però anche basta, abbiamo capito che insomma, voglio dire, sei bravo, tutto quello che vuoi, c'hai pure un'età adesso, insomma, abbi pietà di noi, perché probabilmente venerdì sera giocherà Antonio Candreva titolare. E tra virgolette in difesa ci sarà Manolas, per cui guardate che doppione che ci troviamo lì. Però ecco, come dice giustamente Stefano, de regola anche senza punte dovremmo riuscire a vincere una partita del genere. E il problema, lo sai che c'è, che io non mi sono sentito di contraddirlo, ma il problema è un altro, che è talmente sterile è la fase offensiva della Lazio. E non si tira in porta, se tu fai vai al derby e fai in tiro dopo un'ora di gioco e quello rimane tale nello specchio della porta dove è intervenuto e il portiere avversario per di più poi tirato anche da una distanza abbastanza 80 stratosferica, metri, credo, sì. Per carità, ci ha provato, Sì, è tu, perlomeno. sai, magari gli sfugge umidità, che ne so io, no? Mentre che ti arriva il tiro quello starnuta, hai visto mai, non lo so, qualcosa poteva succedere, Ma una deviazione, dai. niente, niente. Noi mai, ma quando mai? E stavamo a giocare contro, tra virgolette, una squadra che possiamo prendere in giro quanto ci pare, ma insomma credo che sia un po' più forte della Salernitana. E questo mi preoccupa, a me preoccupa la fase offensiva, non tanto la fase difensiva o di centrocampo, che poi comunque sia credo
credo che Tudor ci stia lavorando sopra, per carità. Poi ecco, poi un'altra cosa che voglio sentire: ma perché sappiamo con Tudor? Cioè, che c'entra Tudor? Questo è arrivato 20 giorni fa, non lo so nemmeno io quando, si è ritrovato a sua saputa, perché non è che era Certo. incosciente della cosa, cioè nessuno gli ha piantato una pistola sotto la testa e gli ha detto devi firmare, Ma si è no. trovato a fantritti con le partite, uno peggio di un altro. Che magari se ti capitavano Salernitana, Frosinone, che ne so io, e tu magari lo affrontavi questa situazione in maniera anche un po' più differente, sai, un risultato positivo, un altro positivo, a quel punto comincia anche a livello, sai, psicologico il fatto di Dio. Morale, certo. Capito? Se siamo ritrovati qua a Juventus nella doppia sfida e poi al derby. Per cui i tempi di allenamento sono stati molto brevi l'uno dall'altro in questa fase, però sappiamo Tudor, cioè voglio dire, famo lavorare, poi ritorniamo sempre al solito discorso che non affrontiamo e non vogliamo affrontare. Vabbè, ma saltranno chi vi è, chi non vi è, non so chi vi è. Non so chi non Non vi so. è, non so chi va, non so chi torna. Io so solamente che fino al 26 maggio tifo Lazio e continuerò a farlo anche dopo, tirando però delle somme. Cioè ognuno deve tirare le proprie somme, se possono tirare già adesso, ci sono dei geni che tirano già adesso, perché comunque sia, non possiamo parlare in campionato positivo, no, mica, dobbiamo parlare in campionato che, ecco. No, no. Voglio dire che ogni giornata che passava non vedevamo l'ora che finiva il campionato. Mamma mia. Ecco, ripeto, però fino a che non finisce il campionato, stiamo dietro a sta squadra. Venerdì tiriamo fuori tutto quello che ci abbiamo fuori da gola, perché ecco, ci ha mandata via la voce, perché comunque sia. È dato di fatto che bastano 10-15 mila persone che urlano, che strillano, che si fanno sentire, che sono anche più che sufficienti se proprio dovesse essere quel tipo di situazione, no? Non è che serve uno stadio con 300 mila persone, che poi magari stanno zitti, è un cavolo di tutt'uno. Certo. Alla Lazio è successo di trovarsi in 7-8 mila che hanno fatto più caciara de uno stadio pieno, Ma per l'abbiamo cui visto anche nelle varie trasferte, no? Dove a un certo punto sembrava che eravamo noi che giocavamo in casa. Quindi. assolutamente. Chi è che ha detto questo? Che è successo? Il povero Ernesto, ma perché non tiriamo? Vabbè, dai, allora non hai capito, te possono essere arrivato tardi adesso a trasmissione. Allora, aspetta che c'è un messaggio di un amico di mio figlio, immaginavo io. Buon pomeriggio, fratelli laziali, un saluto alla redazione e un grande saluto a Massimo Ricci, forza Lazio sempre, questo è un amico di mio figlio dei tempi della scuola. È un bravissimo ragazzo, ogni Oh, tanto sti serve. ragazzi giovani servono alla Lazio. Servono, come se servono. Allora, detto questo, visto che siete rimasti in tanti, anzi siete anche aumentati, noi vi regaliamo, visto? Noi vi regaliamo questa chicca di Riccardo Budoni. Vediamo un po' dopo che cosa ne pensate. Ci abbassiamo, Michela. Vai. Amici della voce dei Laziali, eccoci qua per questo mio nuovo intervento. Mando un saluto a Massimo, a Michela, un abbraccio grande a Gabriele, un saluto grandissimo a tutta la redazione e anche a voi che ascolterete questo mio intervento. Oggi non voglio parlare di tecnica, non voglio parlare di tattica, ma voglio semplicemente parlare di che cosa sta succedendo al tifoso laziale. Io ritorno indietro con il tempo, con gli anni, e vorrei far capire
E i tanti tifosi, soprattutto quelli giovani, quelli che si avvicinano a questa grande società, a questa Lazio. La nostra vita da laziali è sempre stata una vita di sofferenza, di successi, ma c'è stata tanta sofferenza per tante motivazioni, calcio scommesse, annate disgraziate con l'incubo della Serie B, la Serie B, ce ne sono state tanti di episodi, ma la cosa più bella che c'è sempre stato poi in tutto questo è che la Lazio è sempre risalita grazie all'appoggio dei propri tifosi. E invece in questo momento leggo di tutto e di più, contestazioni per le dimissioni di Sarri non dovevano essere accettate le dimissioni, la colpa è dei giocatori, prima, dopo, durante, la società è inesistente, non esiste, non fa mercato, no, tutti gli errori di quest'annata devono ricadere sul presidente, sulla società. Si contesta Tudor, appena arrivato, una persona che in tre partite doveva fare il miracolo, in uno ci è riuscito, gli altri due invece per tante motivazioni e per tante situazioni non ce l'ha fatta. Allora io dico, ma che cosa vogliamo da questa squadra, da questa società? Vogliamo ripartire? La società ha preso una decisione, netta, ha abbandonato il percorso che voleva intraprendere con Sarri e ne ha voluto incominciare un altro, grazie anche alle dimissioni, di Sarri. Nel voler ricominciare un altro tipo di strada. Amici miei, questa strada non è facile da dover percorrere, perché ovviamente arrivare in corsa in una situazione come quella in cui la Lazio si è trovata, per un nuovo allenatore che ha nuove idee, ha un altro modo di intendere il gioco del calcio, a cui servono giocatori di un certo profilo che ovviamente in questo momento lui non ha, deve fare buon viso a cattivo gioco. Poi mettiamoci che ci sono stati gli infortuni, situazioni che lo hanno costretto a dover fare determinate scelte che poi ovviamente vanno o non vanno condivise da parte dei tifosi. Tutti quanti noi abbiamo un'idea di come ci piacerebbe vedere la Lazio in campo, ma è Tudor quello che li vedrà tutti i giorni, vedrà quelli che danno la propria disponibilità mentale e di sacrificio, perché non ci dimentichiamo che Tudor continua a parlare di questo: abnegazione, sacrificio, voglia di vincere, voglia di arrivare, voglia di voler far male agli avversari, sportivamente parlando. Per ottenere i successi ci vuole l'aiuto di tutti. Ed ovviamente se Tudor percepisce che c'è qualcuno che non è disponibile, non ha un'apertura mentale per poter andare a essere positivo all'interno del rettangolo verde, Tudor fa l'allenatore e deve prendere tutte le decisioni possibili e immaginabili. E poi oltretutto un allenatore quando fa le sue scelte le condivide con lo spogliatoio, e mi pare che questa sia una delle situazioni che Tudor ha fatto fin dall'inizio: parlare con tutti davanti a tutti, e questo penso che sia la cosa. Poi il carattere del giocatore poi dopo fa la differenza. C'è chi si adegua, c'è chi si rimbocca le maniche, c'è chi non le condivide. Però si mette al servizio dell'allenatore, oppure sono quelli che veramente non lo condividono e non mettono in campo le loro qualità che conosciamo tutti quanti. Per cui non critichiamo, giudichiamo sempre con civiltà, perché questa è la prima cosa che ci deve essere, ma non facciamo mai mancare l'apporto alla squadra. Leggo di disertare lo stadio, di non far fede al proprio abbonamento. Io penso che questo non fa bene né a chi ha l'abbonamento e ha cacciato i soldi, per cui fa dei sacrifici per farsi l'abbonamento,
e non fa bene poi dopo al tifo in sé per sé. Io vado allo stadio, pago un biglietto e con la civiltà posso anche fare il mio dissenso con i fischi verso i giocatori. Per cui andiamo allo stadio, supportiamo questa squadra perché ne ha talmente tanto bisogno e se ne esce solamente tutti uniti, giocatori, società e tifosi. Ok? Allora, un grande abbraccio a tutti, a Massimo, a Michela, buona trasmissione, un abbraccio a Gabriele, a tutta la redazione e a tutti voi che mi state ascoltando. Un abbraccio grande e sempre Forza Lazio. Facciamo, chiudiamo qui. Io direi giù la seranda a questo punto. Sai come i vecchi negozi della volta, coi mani. Vai, Michela. No, è un messaggio che veramente mi ha toccato tanto perché da una parte condivido anche le virgole, seppur ho parlato, quindi ok, va bene, ma avete capito. Dall'altra mi mette una profonda tristezza, perché anche io vedo gente dire disertiamo, entro proprio allo stadio quando ce ne sono altri che venderebbero l'anima al diavolo per andare allo stadio e purtroppo per problemi economici, familiari, di salute non possono, delle cattiverie immani da chi si dice laziale verso la Lazio, verso, cioè veramente. Addirittura ho letto qualcuno, andiamo a fare, a cercare di impedire agli altri di entrare. Ma veramente? Quindi, ripeto, Così c'è da annerfere a zero al tavolino poi. appunto, fra l'altro, no, ma sai, sganassoni che partono poi, tra l'altro. Che poi dopo, signore, ha sempre aggiunto, sono 20 anni che non entro allo stadio. Che poi pure sti 20 anni, no? A parte il fatto che 20 anni alla Lazio lo titolo li fa a luglio, quindi sarebbero ancora 19 e mezzo. Ma questo appena arrivato già aveva fatti i danni? Sarà qualcosina di meno, forse? Vabbè. Però ragazzi, un nome, almeno per me, che può essere quello del presidente, quello del direttore della comunicazione, quello del DS, quello del giocatore. Non potranno mai venire prima della mia lazialità e vedere laziali che sghignazzano se la Lazio va male perché almeno lo Tito si attaccano e rientrano i soldi. Ma io tifo Lazio, a me fa male leggere quelle cose. Cioè, io ho sempre saputo, e questo l'ho anche scritto sui miei social, ho sempre giurato di difenderla fino alla morte, ma mai mi sarei aspettata di doverla difendere da chi si dice laziale. No, ma da grande uomo de sport che è, no? Perché poi non ci dimentichiamo che ha calcato tanti campi in tutta Italia quando ha giocato con la Lazio, ma anche poi successivamente, quando poi ha fatto il mister, è diventato mister adesso si chiama Futsal, prima era calcio a 5. Calcetto era definito in tante altre maniere, adesso si chiama futsal e così lo chiamiamo. E lì esce fuori il vero professionista del campo, no? Quando ti dice, lui ha fatto una cosa che mi ha un po' rattristito anche a me, oltretutto, che ha colpito, qual è stata? È stata dire: non vi dimenticate della Lazio, cioè la Lazio ha bisogno dell'apporto di tutti, dei tifosi, della gente comune, della gente che so 20 anni che ce l'ha più allo stadio, della gente, fate come vi pare, poi alla fine dentro lo stadio, finita la partita, fate quello che volete, fischiate, ma la squadra va sostenuta, perché poi i mugugni, la mancanza del pubblico, l'assenza che, e questo non viene mai comunque, cioè alla Lazio non è mai mancato, parliamoci No, chiaro, no, no.
perché fra curva e Tevere e altri settori dello stadio assolutamente non abbiamo mai fatto mancare nulla. Però, detta da uomo di sport, un po' mi mette paura, perché poi rifletti e dici, forse ci sta qualche cosa sotto, cioè comunque sia se sono accorti anche chi va in campo che poi non entra manco convinto, cioè già fanno un po' come gli è parso e piaciuto dall'epoca che c'era l'altro allenatore. Ma insomma, non diamo colpe a questo che è appena arrivato, al povero Tudor, ma andiamo avanti però sostenendola sta squadra, non la possiamo lasciata sola adesso perché sarebbe ancora più deleterio, cioè che tu vai allo stadio per critici, io critico se vedo una Lazio assente e casa Salernitana mi pia 3 gol e allora lì mi parte a briscola, mi parte tutto il trovo, è normale, però durante la partita va comunque sempre sostenuta. Assolutamente. E questo suo richiamo ai tifosi in questa maniera un pochino mi preoccupa. Un pochino mi preoccupa. È un'impressione solo mia o... No, no, te l'ho detto, a me ha messo profonda tristezza perché purtroppo determinati atteggiamenti li ho visti anche io. Ciao Massimo, mi raccomando a No, voi ma... domani sera. Cioè, guarda, noi l'abbiamo sfiancati proprio sabato, gli abbiamo dato... non siamo riusciti neanche a staccarli. Per cui vedete, metteci del vostro e cercate di fare il possibile. Noi non vi dico altro. Ricordo per chi ancora non lo dovesse sapere che Massimo Loviacolo è un amico che ci segue da Milano, tifoso milanista, ma con una figlia lazialissima, per cui sto scherzando con lui proprio perché so che ce lo possiamo permettere. Vai, Michi. Vedi, sono attenti comunque in chat, perché poi ricordano che di quel trascorso perso 1-0 in Salernitana Lazio del 98, al ritorno però ne abbiamo fatti 6. Quindi magari è di buon auspicio, no? Visto che all'andata abbiamo perso. Non te seguivo perché leggevo il messaggio di Eugenio. Scusami, di che parlavi? A chi è che abbiamo fatto 6 gol al ritorno? A Salernitana. Ah, Salernitana. Vabbè, ma a me me ne bastano pure 2, cioè stiamo belli tranquilli e ci godiamo lo spettacolo, insomma. E, ripeto, parlate spettacolo in questa situazione lo so benissimo, no? Perché poi quando è l'ultimo... Non è semplice, tra virgolette, parlare di spettacolo quando abbiamo visto delle prestazioni. Però io sono fatto così, cioè a me non mi piace perdere nemmeno amichevoli, vi potete No, immaginare guarda. se... Ecco, vi potete Quando hanno fatto immaginare i discorsi, ah, vabbè, ma Coppa Italia, che ce frega, Porto Ombrelli, che ce frega. Ma io voglio vincere pure la partita a Burraco, figurati. No, no, per me è inconcepibile dire, sì, ma quella Coppa, quella la snobbo, quella... Ma che snobbi? Cioè, nel calcio conta chi alza trofei, eh? guarda un po' che ci ricorda il buon Ernesto. Lui è innamorato di Alessandro Nesta, come Ecco, capirete allora dal siamo in messaggio. due. Ecco, siete in due. Siamo in due, siamo in tre, siamo tutti, perché chi è che non ha amato Alessandro Nesta, no? Però. Ma anche lì qualcuno ha dovuto mettere bocca anche lì sulla razionalità di Nesta presunta, andata via, non è vero, vabbè. Quando poi anche attualmente Nesta non ha avuto nessun problema a dire no, no, Lazio. Milano, Lazio, Lazio. Ma quale milanista, dai ragazzi? Mamma mia. C'è Luca che va a vincere la Coppa Italia, io me lo auguro per te, Luca, ma cioè, sinceramente stiamo sempre là, è proprio mentalmente che non riesco a arrivarci, cioè,
Come fanno a vincere la Coppa, cioè a vincere, a passare il turno di Coppa Italia quando già hai preso due gol, ne devi rimontare due, non ti rimporta. Allora, o tutto a un tratto succede il miracolo e cominciano a tirare sardelle da fuori area o comunque sia, fanno delle verticalizzazioni che non si sono più viste, tra virgolette. Io mi ricordo che spesso e volentieri è vero che Milinkovic prendeva la palla di testa e la spizzava magari per Ciro in area, magari per Felipe Anderson o chi per lui, ma spesso e volentieri era proprio Luis Alberto che dal limite dell'area cercava lo scambio con qualcuno in profondità dentro l'area. Io non ho più visto mezza verticalizzazione, cioè non. Vero. Cioè, il calcio poi è una cosa semplice, no? Mi insegni, a parte il fatto che la bu dovresti buttare dentro a qua la rete, per cui se non tiri poco puoi fare. Ma a parte quello, la verticalizzazione io penso che sia una cosa essenziale, visto che non si scende sulla fascia, non si riesce a fare un cross decente, neanche a pagarlo oro. A quel punto se deve cercare comunque l'imbucata in area e poi adesso giocando Castellanos per un periodo di tempo perché Ciro è Certo. infortunato e tanti diranno meno male che non gioca, ma te ripeto, io bacerò per terra fin quando camperò per quello che ha fatto qui a Lazio, per carità di Dio. Mo poi tutto a un tratto gli è successa sta metamorfosi che io proprio ieri riflettevo fra me e me durante quella famosa passeggiata che t'ho detto ieri e dicevo, ma fosse che è rimasto scioccato, ma veramente scioccato da quell'incidente stradale che c'è avuto col tram, perché, oh, parliamoci chiaro, da quel momento in poi non ha più giocato a pallone. Può darsi che a livello mentale l'abbia accusata parecchio, anche perché Cioè, comunque in macchina aveva i figli, non quindi... c'ho più che altre spiegazioni trovarmi. No, no. Cioè, essersi ritrovata all'ospedale con le bambine, cioè, voglio dire, sai, non lo so io, sinceramente. È anche vero, Massimo, che dopo una stagione così, fare un'intervista dove uno gli dice, vabbè, adesso... Pagherai la cena ai compagni? No, quando arrivano i rinnovi. Sì, no, ma infatti poi, Proprio. sai, cioè, è tutto il contrario di tutto quando tu fai certi ragionamenti e poi pensi a queste dichiarazioni, pensi ai rinnovi, pensi a quello, pensi a quell'altro, però poi effettivamente tu, io sai, l'avevo vista un po' più sul familiare, no? Però poi non te puoi dimenticare di saper giocare a pallone perché c'è avuto un incidente stradale, tra virgolette. Nemmeno su raccordo, cioè in mezzo alla città con tram, per carità di Dio, ma insomma, tu c'hai un carro armato e quello ce n'è un altro perché voglio dire, E come no? boh, non so sinceramente più nemmeno che pensiamo, ma ormai questa è una cosa che dobbiamo adattarci con quelli che ci abbiamo fino al 26 maggio. Poi Questo è. questo è, non possiamo fare altrimenti. Non Purtroppo siamo inermi un po' tutti quanti, no? Andiamo allo stadio, perché io arriverò a Ponte Milvio con Massimiliano e tutti gli amici, però arrivi lì quasi indifeso, cioè nel senso tu vai, però ti senti anche nello stesso tempo nella debolezza di dire, cioè io non so che aspettarmi oggi. Cioè, che ci dobbiamo aspettare? Non lo so nemmeno io. Infatti prima stavo per chiedere a Stefano, ma poi hai visto, mi sono interrotta subito dicendo, ma tanto che te lo chiedo a fare, perché penso che nessuno si possa dare una risposta adesso. Spero che tu riesca a inventarsi qualcosa, ecco, più che altro per fare qualche tiro in porta in più. Noi abbiamo un giocatore che è molto bravo a verticalizzare, che è Rovella. Tra l'altro ha recuperato dall'infortunio, quindi... io l'ho visto al Monza, lo fa molto bene. Poi, quando gli è stato chiesto perché non lo fai più,
Perché la Lazio gioca in un altro modo. Vediamo Però bisogna adesso con fare molto. l'entrata di Tudor, magari se trova un po' di spazio nella parte finale del campionato, anche perché fin tanto che aveva giocato, Rovella era stato uno dei, tra virgolette, dei migliori di quelli che erano arrivati, perché comunque si è dannato l'anima, correva a destra, a sinistra, recupera palloni. Qui c'è un messaggio di una persona che non so chi sia, me lo puoi leggere Nemmeno tu? io, No, immagino. non conosco. Nei momenti di difficoltà vengono fuori i veri laziali. Avanti Lazio, avanti laziali. Chissà chi è questa Annarita. Ma Mai sentita proprio. me si apre la porta e vai via in diretta. No, comunque sia, ragazzi, dai, su, bisogna cercare so che è difficile, perché io sono il primo, ecco, ho detto, io arriverò allo stadio che mi sentirò quasi indifeso, grande, grosso e indifeso. Una volta dicevano grande, grosso e fregnone, perché sinceramente non so a che vado incontro. E veramente mi auguro, vorrei avere le certezze che ha Stefano nel dire determinate cose, cioè, ovvero sia a Salernitana siamo riusciti a fargli via 3 punti noi e pochi intimi, e per resto non... a me è quello che mi mette paura, che la Salernitana era la prima giornata che stava combinata così e noi siamo riusciti a perderci. Ma no, infatti. Basta vedere anche la classifica e quanti punti poi ha fatto, Assolutamente no? sì. E oltre al fatto che non vinceva una partita da maggio. Quindi, questa è una stagione che è proprio partita male. E sinceramente, non devo dire perché. Perché non lo so. Non lo so perché. Poi alla fine quelli che hanno trainato di più sono proprio gli ultimi arrivati. Quelli che sono mancati di più sono Ciro, Zaccagni, Felipe Anderson. Quindi Tra virgolette, poi Romagnoli una e Casale, ecco, la coppia centrale, miglior difesa della scorsa stagione, che fine ha fatto? in Possibile che uno scorso particolare di dei due nuovi arrivati, poi parlo di Guendouzi e Isaacsen, ma appunto. io parlo di un Guendouzi che veramente io, se non ci fosse stato lui quest'anno, io non so come sarebbe andata a finire. Cioè, vi rendete conto che noi abbiamo preso un giocatore quasi sconosciuto ai più, perché tanti all'epoca diremmo chi è sto Guendouzi, poi vai su YouTube, cerchi su internet, devi capire chi è, chi non è, arriva sto ricciolone e dice vabbè, questo sembra un po' Pedro Troglio dell'epoca. Voglio dire, e poi effettivamente invece è quello che ti ha tirato fuori da certe situazioni a torte di castagne al fuoco, spesso e volentieri. E lo stesso Isaacsen, chiamatelo come pare, costui è stato prima osannato per i dribbling e cose, ma perché non gioca Isaacsen? Poi quando giocava Isaacsen, ma perché non se ne sta in panchina? Ma non è meglio Anderson, non è meglio Zaccagni? Come quando gioca Ciro, ma perché gioca sto morto che cammina? Gioca Caltati, ma questo non è buono, fate gioca Ciro. Cioè, pure noi ci dovremmo chiedere poi effettivamente. Allora, se noi speriamo, parliamoci chiaro, di essere Real Madrid, Liverpool, City, United, chi più ne ha più ne metta, Barcellona, a livello di giocatori, dimentichiamocelo. Ma non è che ce lo dobbiamo dimenticare noi, se lo devono dimenticare in tutta Italia, perché in Italia non c'è una squadra che ha quel tipo di calciatori, quel tipo di campioni e soprattutto quel tipo di allenatori. O O di budget anche. de budget, perché non ce l'hanno? Non ce l'hanno. Ma l'ha spiegato bene Stefano prima, quando ti ritrovi con 400, 500, 600 milioni di debiti, non puoi avere un budget che permette 20 campioni come ce l'ha. E Liverpool quest'anno ha fatto
i miracoli con quella rosa che c'aveva, perché fra infortuni e controinfortuni Klopp ha tirato fuori dei giocatori che non si sapeva neanche chi fossero, ha fatti diventare dei campioni, e Liverpool sta dove sta. Cioè, non scherziamo, perché poi effettivamente noi guardiamo a casa nostra, dice, perché noi non potremmo, assolutamente, ma magari vi è uno che ci compra tutto il cucuzzaro, compreso allenatore e tutto quanto, ma magari vi è, ma chi è che non vorrebbe? E il problema è che non ce vi è. Momentaneamente non ce n'è, ma no, Palazzo, proprio un giro per tutta Italia. Proprio un giro per tutta Italia. Non si troveranno mai queste forme di strapotere, no? Di strapotere a livello proprio di gioco, a livello societario e tutto quanto. Controllo un attimo dei messaggi, Michi. Vedi se Vai, vai. c'è qualche messaggio in chat, perché non so l'altro ospite se ha avuto dei problemi. Vai, vai tranquillo. Ok, eccolo, guarda, ho sentito Ammazzare. suonare la campanella. Ok, perfetto, diamo il benvenuto al nostro graditissimo ospite, ormai un amico della trasmissione anche lui, è redattore di Gazzetta Biancoceleste, Max Gargini. Ciao Max, Buonasera, buonasera. buonasera a tutti quanti voi. Come stai? Bene, bene, bene. Siamo in attesa di questa partita, di questo Lazio-Salernitana. Insomma, siamo un po' tutti curiosi, anche perché poi alla fine il passaggio sentimentale prevale sempre oltre tutto e tutti. Quindi mi auguro che almeno nella circostanza di venerdì sera possa essere una serata lieta per la tifoseria biancazzurra. Assolutamente, poi non speravamo altro che si cominciasse con questa verve, con questo spirito, proprio nel parlare di un Lazio Salernitana dove Michele ha pensato bene di ricordarci nel 1998 con quello squadrone che ci avevamo, che era quasi maturo per vincere lo scudetto, e riuscimmo a prendere una sonora batosta proprio qui all'Olimpico, perdendo 1-0 in casa. Per cui grazie di questo momento che ci hai tirato un pochino su il morale. Beh, diciamo che in questi frangenti il tifoso della Lazio, ormai la storia è quella, è costellata di alti e bassi. Credo che siamo abituati anche a situazioni molto peggiori di queste attuali, ne abbiamo trascorse talmente tante. Adesso l'unico aspetto rincuorante è che alcune componenti Lazio, come già nel precedente incontro che abbiamo avuto anche con la brava e attenta Michela, si possono creare delle basi e delle strutture consone anche al nome Lazio a livello societario, perché ritengo che alla fine di tutte queste nostre valutazioni di carattere soggettivo emerge certamente la struttura societaria carente, e in questo ritengo che il presidente Lotito abbia l'obbligo e abbia il dovere, mai come adesso, considerando anche i suoi impegni di natura politica, di accrescere questo valore. Assolutamente sì. Michela, vai con la prima curiosità al nostro amico. Assolutamente, forse è anche già tardi, perché comunque lui lo sapeva già da prima che sarebbe stato molto impegnato in Senato, quindi. Però abbiamo saputo in diretta, mentre c'era con noi anche Stefano Ghezzi, che la conferenza stampa non ci sarà, quindi Tudor non parla. Va bene, da una parte forse è meglio, perché tanto su 3 volte che ha parlato lo hanno massacrato, ma E te secondo evita anche uno sforzo fisico, che detto fra di noi, insomma, tra ti l'altro, riposi un attimo. no, ma quello è il male minore. Ecco, ma secondo lei, a tutte queste colpe che poi leggiamo, sentiamo in radio, in televisione, dai tifosi della Lazio, chiaramente, perché parliamo di 3 partite, insomma, non è un po' prematuro? Beh, io ho fatto un distinguo proprio nell'ultimo incontro, attraverso la vostra ospitalità e disponibilità, quindi nello stesso tempo, che Tudor abbia sicuramente avuto grande coraggio nello stravolgere alcuni punti, no? All'interno della formazione stessa.
E ha avuto un coraggio forte che probabilmente, continuo a ribadirlo, pensiero assolutamente soggettivo, lo avrei fatto in circostanze diverse, non in un derby e in una partita di Coppa Italia che comunque valeva molto, no? Però fatta questa premessa, cioè, non è che po possa essere il grande responsabile allenatore della Lazio giunto nella capitale Sponda Lazio da un paio di settimane. È tutto un discorso, chiaramente, di trascorsi tormentati dall'inizio di stagione che la Lazio sta portando avanti e anche la situazione rinnovi, ferma, in stand-by, anche quelle delle dichiarazioni che abbiamo ascoltato dello stesso procuratore di Zaccagni, fanno presagire che ci sono delle riflessioni in corso proprio con lo stesso allenatore della Lazio che al di là di alcune uscite certamente per lui nuove e infelice perché non conosce ancora l'ambiente romano, la stracittadina, ha fatto dei cambi che probabilmente poteva fare come abbiamo fatto presente in altre circostanze, in altre partite più semplici, però resta il fatto che lui già si sta proiettando verso il futuro per pianificarlo e per pianificare questo futuro servono anche calciatori consoni da un punto di vista non solo di credo tattico, ma anche di personalità, perché il gioco di Tudor è un gioco molto aggressivo, è un gioco che certamente ha un dispendio fisico notevole. In questo le caratteristiche dei prossimi calciatori della Lazio non possono essere sbagliati e mi auguro che ci siano voglio dire, convergenze da parte del club nel soddisfare talune richieste del tecnico. Tecnico che certamente non sta chiedendo campioni assoluti o giocatori con cifre astronomiche, ma che possono comunque riaprire un certo tipo di percorso. E la Lazio sta pagando caramente anche la sconfitta dei senatori all'interno di questa squadra, cioè giocatori che lo scorso anno hanno avuto un rendimento importante. In questo purtroppo sono al di sotto delle loro aspettative. I Luis Alberto, i Ciro Immobile, i Zaccagni, Felipe Anderson. Abbiamo citato soltanto i quattro che insieme a Milinkovic. Sapete meglio di me, non vi devo insegnare nulla, ci mancherebbe altro. Siete molto persone molto attente del mondo Lazio. Hanno fatto la differenza proprio la scorsa stagione. Quindi io non è che me la posso prendere certamente con i Sasken o con l'arrivato Kamada. Certamente quei calciatori che avevano consegnato quello step verso l'alto da un punto di vista tecnico e della continuità sono mancati terribilmente. Allora io mi chiedo e vi chiedo nello stesso tempo, ma sono i prototipi in prospettiva per il nuovo gioco anche di Cor Tudor, perché un Luis Alberto anche dei secondi 45 minuti che noi abbiamo ammirato contro la Roma, certamente è stato negativo. Io mi sarei aspettato, per esempio, in questa partita così particolare, una giocata, un assist, un qualcosa. Un Luis Alberto che aveva avuto soltanto un sussulto durante la stagione, come voi ricorderete perfettamente, però fatta troppo poco per un calciatore così importante, con un contratto tra le altre cose così importante. Quindi, secondo me, bisogna fare anche delle riflessioni molto attente e consentitemi anche un'aggiunta doverosa con il vostro permesso, Massimo. Anche il discorso di Felipe Anderson in questo contesto, io non mi sento proprio in questa occasione di criticare aspramente se mai Felipe Anderson dovesse andare via dalla Lazio. Uso il condizionale perché al momento, allo stato dell'arte, è un calciatore della Lazio. Il discorso economico, perché se andiamo a fare un tipo di valutazione anche economico-finanziaria, all'età di 31 anni, già un contratto importante che abbiamo visto offerto dall'attuale dirigenza. È certamente un costo poi in prospettiva alla distanza dei prossimi 3 anni, se consideriamo che le tasse le paga il club, qualsiasi club, quindi i famosi 3,5 milioni che vogliamo fare gioco dei numeri, a me dispiace sempre farlo perché è poco etico, ma certamente sarebbero quasi 7 milioni di euro che la società deve investire per i prossimi 3 anni e sono ben 21 milioni di euro. Quindi sono anche discorsi, voglio dire, di natura economica, di natura anche di bilancio, che devono essere considerati per un calciatore più bravo ma 31enne come Felipe Anderson. L'unico augurio, però, qual è? Che se mai Felipe Anderson dovesse salutare la Lazio, arrivi un giocatore sì più giovane, ma con delle qualità
alla Felipe Anderson, perché Felipe Anderson forse più di Luis Alberto, se mai io dovevo fare un sacrificio l'avrei fatto su Felipe Anderson e non su Luis Alberto. Per quale motivo? Perché è un giocatore molto duttile, che copre più di un ruolo a livello tattico nel gioco di una squadra. E credo che in un contesto Lazio, dove noi non possiamo certamente pensare troppo in alto, avere un calciatore con questi tipi di caratteristiche, anche se poi non continuano in 40 partite consecutive, è un po' difficile trovare la continuità e giocando ogni 3 giorni anche per tanti altri calciatori e suoi colleghi, lo avrei fatto per Felipe Anderson. Questo non è accaduto, lo si è fatto per Luis Alberto, e credo che a questo punto le dichiarazioni di Giuffreda, ma anche le dichiarazioni di altri procuratori, tendono anche a capire effettivamente nei prossimi rinnovi come certamente vuole comportarsi il presidente della Lazio Claudio Lotito, anche in merito all'eventuale rinnovo di Mattia Zaccagni. Senti Max, per quanto riguarda il discorso che hai fatto strettamente economico, che non fa una piega, comprese le tasse che il club paga, no? Proprio in chat prima, durante l'intervento di Stefano, c'è stato Massimiliano Ferraresi che ha chiesto a Stefano, appunto, tramite la chat, come e in quale modo la società affronterà questa nuova campagna acquisitiva. Voilà. Oltre al fatto che, come dicevi giustamente tu, non ci dobbiamo aspettare diciamo, il Messi della situazione, ma bensì giocatori funzionali a quello che è il modulo di gioco dell'allenatore attualmente in gioco. E Stefano ci faceva notare una cosa: il fatto di avere tanti giocatori che quest'anno non si sono mai visti e che probabilmente andranno via, che hanno un ingaggio da 1,8 milioni, 2,5 milioni, 3 milioni, e comunque sia gente tipo Anderson stesso che va via, e chiaramente c'hai un risparmio di parecchi milioni nell'arco dei 3 anni che gli erano stati proposti dalla società stessa. E in tutta questa storia, in questo tutto questo tram, sapendo e conosciamo il tuo pensiero sulla enorme stima che hai nei confronti di Fabiani del DS, come hai interpretato queste voci, o forse in qualcosa più di una voce, di un eventuale ritorno di Ehilidare? Dunque, questo è un passaggio molto delicato, perché noi abbiamo seguito il lavoro professionale di Clitare per tanti anni qui alla Lazio. Sapete poi che si era creato un ambiente ostile nei confronti del direttore sportivo, anche all'interno dello stesso stadio, e questo certamente anche da un punto di vista, voglio dire, della serenità ambientale, non poteva essere un valore aggiunto, perché tutte le persone, i professionisti, hanno il proprio diritto di poter espletare le loro proprie funzioni professionali con la massima serenità. Però spesso il lavoro di Tare non è stato apprezzato in pieno, nonostante gli errori che ha commesso lo stesso direttore sportivo. Vorrei soltanto ricordare anche a chi è all'ascolto e ha la pazienza di ascoltarmi, e lo ringrazio, che in ogni ambito lavorativo, professionale, chi è che non commette errori? Però quando si fa una valutazione a 360 gradi complessiva di un soggetto, di una persona, si deve anche andare a considerare quello che aveva fatto di buono il direttore sportivo Chilitare, con l'acquisto anche di elementi che comunque poi hanno caratterizzato delle stagioni importanti in casa Lazio. E quindi questo è un primo aspetto. Il secondo, forse il più importante, è che se noi in queste settimane stiamo denunciando un vuoto di potere a livello anche di presenza, di pubbliche relazioni, proprio di società, beh, certamente, certamente la figura e il ruolo di Clitare, aveva un peso. Poi poteva essere gradito ad alcuni e non gradito ad altri, però certamente era un peso che oggi invece allo stato dell'arte la Lazio è carente. Questo con il massimo rispetto invece di un Angelo Fabiani,
che è una persona preparata nel suo lavoro, ma molto silente perché non ama apparire. Invece, purtroppo, in questo contesto calcio, in questo contesto mondo ormai social, voi sapete meglio di me quanto sia importante anche l'immagine e anche la presenza nei momenti delicati di una società, di un club. Quindi l'eventuale ritorno di Iglitare, io non credo eventualmente che possa essere così a breve, però il fatto che il presidente sia stato indotto a parlare di nuovo con l'ex direttore sportivo per chiedere anche altri tipi di, no, valutazioni e situazioni in essere anche in prospettiva, fa presagire che probabilmente ancora c'è una fiducia da parte di questa persona. Adesso che Iglitare possa tornare alla Lazio non è una notizia, perché non c'è una notizia ufficiale in questo, è soltanto una classica indiscrezione. Ma allo stato dell'arte, però, avere comunque un ruolo e un'immagine, una presenza più forte all'interno del mondo della Lazio, anche della comunicazione, oltre che chi fa il mercato a livello di direzione sportiva, credo che sia importante. Però il fatto stesso che sia stato assunto il direttore Fabiani, che è una vecchia conoscenza della presidenza, Lotito, mi fa presagire che il mercato a questo punto, insieme ai stretti collaboratori che lo stesso Angelo Fabiani consegna ogni giorno in tante altre realtà, anche internazionali, per andare a osservare eventuali profili che possono essere di utilità alla Lazio nel futuro, lo trovo un pochino complicato a questo punto, perché poi i ruoli si potrebbero certamente poi, no, creare delle difficoltà, e si potrebbero poi invece incontrare delle situazioni che invece non vorremmo avere. La Lazio in questa, voglio dire, realtà serve un po' più di chiarezza, cioè ognuno dovrebbe avere il proprio ruolo. Oggi il presidente ha un ruolo, dietro al presidente ci sono delle figure mancanti in questa Lazio. È da lì che noi dobbiamo cercare di ripartire. E mi auguro proprio con tutto il cuore, credetemi, che il presidente una volta per tutte comprenda questa assenza pesante e questo vuoto. Perché questo vuoto sta portando anche un disorientamento all'interno della tifoseria, e questo potrebbe essere un elemento negativo e preoccupante in prospettiva. Invece questa è la tifoseria della Lazio, deve essere certamente oltre che vicina, ma anche esortata attraverso anche alcune, voglio dire, innesti che soltanto il presidente potrebbe fare con un atto di buona volontà, capendo forse mai come adesso che è arrivato il momento di voltare pagina, come quando si andava a scuola e si voltava un foglio, che eravamo tutti tenuti, no, a svolgere un esame. Senti Max, poi ti lascio nelle sapienti parole Sì. di Michela e il mio dire era per dirti questo, perché poi a Sì. Stefano io non gliel'ho chiesto, e se fosse proprio dare quella figura che potrebbe, tra virgolette, prendere la forma di un presidente stile Zoff quando c'era Gragnotti. Tu vedi fantascienza in questo o potrebbe essere persona preparata? Allora, stare all'interno del mondo dei direttori sportivi e quindi del nostro mondo del calcio è una persona apprezzata. Il fatto che oggi non abbia altri incarichi, quelle sono sicuramente scelte private dove noi non è che possiamo inserirci, no? Perché ognuno poi i propri risvolti professionali li decide come vuole. Però personalmente, a questa domanda così diretta nei confronti della mia persona, io ti risponderei che Zoff è stata una figura straordinariamente eccezionale per tanti altri motivi. Stiamo parlando di un campione del mondo, di una persona che soltanto il suo nome e la sua immagine rappresentava un certificato di garanzia Ma il mio dappertutto. era per farti No, capire a beh, sai, livello sono di paragoni fantasia. molto No, forti, sono paragoni paragoni molto non di forti. nomi, su questo non ci Ecco. piove, Secondo cioè voglio me, dire. voglio dire, la Lazio, per come la interpreto io, posso anche sbagliare, e se qualcuno probabilmente non è d'accordo col mio pensiero, ci mancherebbe altro, raccolgo, però secondo me servirebbe un altro tipo di figura che
che possa realmente entrare in sintonia, in simbiosi con il mondo Lazio. Cioè Tare, pur bravo, ha tutte le capacità che ha, qui serve proprio una persona a contatto diretto, secondo me, quotidiano con il mondo della Lazio. E quando parlo con il mondo Lazio, parlo dei tifosi, perché in tutte queste componenti i tifosi non sono stati sempre considerati, a mio giudizio, meno di quello che realmente meritano. E di quello che effettivamente loro hanno consegnato in termini di sentimento e di presenze, di numeri e anche di fattori economici, perché lo ricordavi tu, caro Massimo, 55.000 abbonati tra Champions League e campionato non sono pochi. Però se tu devi ricreare una struttura in prospettiva già il prossimo anno, tu come ti presenti dinanzi ai tifosi, dopo una stagione così comunque deludente e con una partita di ritorno di Coppa Italia già piuttosto compromessa, debiti scongiuri, però noi stiamo facendo i giornalisti e dobbiamo fare analisi. Allo stato dell'arte l'analisi impone questo, poi certamente il cuore può dire altro, però è chiaro che la Juventus è favorita per superare il turno e arrivare in finale. Quindi a quel punto, al di là dell'episodio Champions, è una stagione, una posizione di classifica talmente ibrida e talmente amara che certamente servirebbe anche, che posso dire, un'iniezione di fiducia verso la tifoseria, cioè far capire, cioè la società dovrebbe consegnare proprio un messaggio per dire, ecco, questo è l'elemento che noi vogliamo fare inserire nel contesto Lazio, calciatore o anche un dirigente, insomma, serve mai come adesso anche un nome, una figura importante che possa essere da filtro con i tifosi. In particolare, considerando, lo devo dire per una questione di onestà intellettuale, che l'altra parte del Tevere questo step lo sta facendo e chi vive la realtà romana e il tifoso la vive quotidianamente, no? In qualsiasi parte della nostra città, comincia poi piano piano a diventare anche uno step da un punto di vista tecnico ragguardevole. Allora, per far sì che questo non accada, anche perché la storia della Lazio non permette questo, cioè la storia della Lazio merita ben altro, ritengo che il presidente abbia personalmente questo dovere nei confronti della tifoseria laziale. Ok, grazie. Michi, vai. Io non parlo più, parlavo pure troppo. No, puoi parlare quanto vuoi. Io sono una di quelle che quando Tare è andato via dissi: attenzione ragazzi, perché lo rimpiangeremo. Una figura come Tare all'interno dello spogliatoio anche lo rimpiangeremo. Poi, come dicevamo anche prima, è chiaro che se la mamma ti dice ti do 50 lire per comprare la merenda, tu quelle hai per spendere. Quindi forse si sono date troppe colpe a Tare, perché se poteva spendere solo quelle, con tutti i suoi errori, perché per carità, come diceva lei, nessuno lo sbaglia mai, oppure solo chi non fa niente lo sbaglia mai. Però ci ha portato, ecco, quando si parla di Tare tante volte sento dire, no, solite, Vignaroli, intanto Vignaroli lo portò Sabatini, non Tare, ma vabbè, Durmisi, Ioni, Murici, quindi tutti quelli che sono andati male, però al contrario non sento mai dire Immobile, Zaccagni, ma lo stesso Maurizio Sarri. Quindi Milinkovic. Milinkovic, certo, ma Provedel. Quindi al contrario non gli viene riconosciuto in bene. Quindi no, per quanto riguarda la tifoseria sono d'accordo. Non è una figura che si potrebbe legare alla tifoseria. Però mentre parlava me ne venivano in mente soprattutto due, che sono Radu e Klose. E su questo io mi sono interrogata per un po', soprattutto dopo che una persona seria come Klose dice: se mi chiamate io vengo anche domani a Formello. E considerazione che non è stata nemmeno frase, scusate, che non è stata quasi nemmeno presa in considerazione. Ecco, queste secondo me sono le figure che potrebbero fare da mediante fra spogliatoio, società e soprattutto il tifoso, perché il tifoso va tutelato.
Il tifoso che si lamenta, giustamente anche, in una contestazione che credo forse è stata l'unica di quest'anno. Perché? Perché a Monaco ti hanno trattato male e non c'era nessuno a rappresentare la Lazio, a difendere i tifosi. Ha ragione, ha il sacrosanto diritto lì di dire: ma dov'è la società? Noi siamo ovunque, le trasferte sono sempre presenti. In casa siamo sempre presenti, abbonamenti ne abbiamo fatti quasi quanti all'era di Gragnotti addirittura. Per dire, i settori ospiti sempre pieni. E poi chi ci tutela? Noi? Giusto. Però ecco, qualcuno ripensava a un possibile ritorno di Peruzzi, ma anche lì la vedo molto dura per varie dinamiche che adesso non sto qui a sviscerare, ma a Radu per esempio era stato promesso. Radu me lo disse personalmente: ci vediamo a Oronzo, tanto verrò in borghese, tra virgolette, come dirigente. E perché non c'è stato quello step? Perché oggi Radu è un tifoso quanto me, quanto Massimo? Perché sta in tribuna Tevere piuttosto che in tribuna Autorità? Beh, queste sono riflessioni certamente da parte di Michela che vanno raccolte per il semplice fatto che certe figure all'interno della Lazio, ripeto, tra Dugnon e con la tifoseria in questi casi sono determinanti, in particolare per una tifoseria come la Lazio, no? Che ha bisogno anche di qualche riferimento, perché la Lazio non ce l'ha mai avuto dei veri riferimenti. Io parlo a livello proprio interno, no? Quindi noi abbiamo perso delle figure storiche, perché nel passato noi abbiamo avuto delle figure importanti, che certamente non sto qui a ricordarvelo, ma è chiaro che hanno rappresentato e hanno scritto la storia. Ma adesso abbiamo altri uomini con altri valori. Il discorso, ad esempio, di Radu e di Klose. Klose bisognerebbe capire, ad esempio, da grande, se lui vuole fare il tecnico, perché lui personalmente ha sempre avuto questa, voglio dire, voglia e questa determinazione del campo, di mettersi sempre lì a 360 gradi sul campo. Però, per esempio, è una figura professionale preziosa che potrebbe costituire un valore aggiunto all'interno della Lazio. Ad esempio, ecco, Klose è una persona, e anche con la sua immagine e con il suo pedigree, perché comunque ha anche un trascorso calcistico straordinario, importante, che a livello internazionale, perché poi il discorso è pure quando si fanno le cosiddette, no, i cosiddetti sorteggi. Sapete quanto è importante, per esempio, che Klose potrebbe andare a rappresentare la Lazio ai sorteggi internazionali di Champions League o di Europa League? Quindi Michela, da questo punto di vista, è stata illuminante, cioè nel senso, se devo fare e ho un portafoglio di due o tre persone, vado anche a scegliere quello che ha più appille, no? E quello che ha anche trascorsi importanti a livello calcistico fuori da raccordo anulare. E beh, certo, Miroslav Klose è stato uno dei più grandi campioni degli ultimi anni che la Lazio ha vissuto e che noi ancora ricordiamo con affetto e ammirazione. Ma perché? Perché in quel di Formello, chi ha seguito Formello, noi eravamo lì, l'abbiamo visto in tante occasioni, lui non solo si allenava fuori orario, anche nel pomeriggio sera, ma andava a esortare anche i più giovani con un'umiltà straordinaria. Klose era quello, cioè un campione con la C maiuscola, perché poi era sempre piuttosto disponibile con i più giovani per poterli migliorare, e questo credo che sia straordinario. Ecco, uno di questi personaggi che potrebbe rappresentare un futuro anche più roseo all'interno dello stesso management della Lazio, certamente Miroslav Klose potrebbe essere un profilo importante. Senti Max, tu prima parlavi di cercare anche un'apertura, sarebbe bello da parte della società verso i tifosi. Basterebbe anche solamente riaprire i cancelli de Formello e far assistere i tifosi a qualche allenamento, invece di tenere tutto stretto in un bunker quasi invalicabile. Potrebbe anche quello essere un'idea, no? Allora, bisogna anche lì disciplinare, perché noi siamo perfettamente consapevoli che a Roma,
sia in un senso o nell'altro, quando si vince oppure il momento è difficile, bisogna sempre però tenere, voi lo sapete meglio, no? Michela poi lo sa perfettamente, una certa linea Maginot, cioè nel senso che poi i giocatori devono allenarsi, devono stare anche un pochino tranquilli e sereni. Io ricordo il 26 maggio del 2013, ci fu un momento di grandissimo entusiasmo, perché comunque è un derby che ha scritto la storia in questa città, che non accadrà mai più, e questo è un qualcosa di indelebile che noi portiamo nei nostri cuori ogni momento, ogni istante del nostro quotidiano. E ricordo che poi a un certo punto proprio l'ex direttore sportivo Glidare esortava al presidente Lotito nel cuore della notte per aprire i cancelli, perché l'entusiasmo era veramente enorme, e così poi è stato. Bisogna sempre però gestirlo questo momento, però non c'è dubbio, Massimo, non c'è dubbio che in alcune circostanze aprire, e quando è possibile, alla gente non farebbe male, in particolare ai bambini. Soprattutto ai più giovani, perché i bambini sono quelli che io sono preoccupato. I bambini vanno coltivati. Oggi, purtroppo, voglio dire, quando si va a scuola, la maggioranza sappiamo qual è, e di conseguenza la minoranza nobile di questa città, perché poi la Lazio ha la sua minoranza nobile, di stile, di comportamento. Ecco, il bambino va coltivato. Io ho visto delle immagini in alcune partite in questa stagione con l'Olimpico strapieno, con bambini che erano emozionati, commossi, che gioivano con il papà e la mamma, con lo zio, con l'amico di turno. Noi, i bambini vanno seguiti. Ecco, se noi non vogliamo disperdere il patrimonio futuro, perché noi dobbiamo pensare al futuro, quando anche noi non ci saremo più. Ecco, i bambini, i giovani, la Lazio deve fare un percorso proprio sui bambini, anche a livello di abbonamenti, a livello economico, a livello, voglio dire, di collaborazioni proprio con il tifoso, perché forse l'aspetto più importante è proprio seguire la gente in questo contesto con delle iniziative. Per farlo serve il giusto marketing, anche per farlo, con gli interpreti giusti anche in questo senso. E quindi vicino al buon Cannigiani servono anche persone che possono fare questo tipo di lavoro. Però non c'è dubbio che torniamo alla parte principale che Michela prima aveva sollevato l'attenzione di noi tutti, e che non deve passare in cavalleria. Bisogna sempre capire qual è il budget. Perché il classico budget di una società, di conseguenza i collaboratori poi agiscono. Quindi, in base al classico, permettetemi il termine, salvadanaio, bisognerà poi comportarsi di conseguenza in tutti questi ruoli, che però sono cardini in un mondo odierno e in un club poi prestigioso, ultracentenario, antico come la Lazio. Michela, l'ultima, così liberiamo Massimiliano che ha già avuto una bella giornata pesante sul lavoro. No, io sono d'accordo. Bisogna però stare attenti anche sul riaprire ai tifosi. Bisogna un attimo vedere il Ma la mia momento. era un po' una provocazione, la mia, nel No, 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 senso ma è giusto, è giusto. che comunque sia, anche nei momenti, diciamo, meno positivi. Magari poteva essere d'aiuto anche in quel momento fare un qualcosa, ma all'inizio, certo, non verso la fine perché Sai, si Massimo, sarebbe magari rischiato. se tu, Massimo Morizzi, vai a Formello dopo una sconfitta, magari ti metti lì, sei arrabbiato, al massimo fischi, al massimo, Però non si possono neanche vedere sempre le cose positive, purtroppo, nella vita. no, 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 devi essere bravo, secondo me, a trovare la via di mezzo fra il tifoso arrabbiato nero, che proprio viene lì e sai che spacca tutto, fa un casino per cercare anche di aggredire magari fisicamente i giocatori, perché purtroppo poi qualche facinoroso sta in tutte le tifoserie del mondo, non è che ci nascondiamo, e appunto quello che può essere una vittoria come il 26 maggio, dove siamo tutti contenti, no, basta trovare la via di mezzo. Cioè, ad Auronzo, per esempio, poi prima ci chiedevano anche delle novità su Auronzo. C'è stata sì una contestazione l'anno scorso, ma hanno semplicemente fischiato. Bene.
il tifoso ha il sacrosanto diritto di fischiare, di criticare, ci mancherebbe, finché rimaniamo in toni civili. Purtroppo però devi sempre vedere chi entra. Allora dovresti fare una sottospecie di filtraggio. Ma come fai a capire chi è quello che si comporterà in modo civile e quello no? È una cosa un po' impossibile, però certo. Però la stessa cosa la rischi a Urunto adesso, perché poi Certo, ma adesso si rischia da lì per possono entrare tutti, lì non è che te fanno una cernita. anni. No, certo, infatti si è rischiata per anni. L'Udito per anni si è presentato al campo di Auronzo con la scorta, con due macchine di scorta. Adesso invece sono 2 o 3 anni che non ne ha più bisogno. Apposta parlavo Anzi, di questa apertura perché mo lasciate perdere i cancelli, i formello che può essere, però trovare comunque delle soluzioni in maniera tale che poi anche in futuro, proprio vedi Auronzo a giugno, a luglio, quando sarà, le cose saranno un po' magari un po' più mitigate, perché se tu vai con questa tensione, con una campagna acquisti poco accettata dai tifosi, si rischia veramente che poi succeda un qualche cosa di estremamente spiacevole. assolutamente sì. Ma se ti ricordi, infatti, Sarri 2 ritiri fa minacciò i tifosi di cacciarli per la contestazione che c'era contro Acerbi, no, Auronzo. E lui voleva lavorare in santa pace, magari già sapendo che Acerbi non sarebbe rimasto, però. Massimiliano, che ne pensi di queste Noi considerazioni? Così dobbiamo andiamo a chiudere. evitare. E il problema della sicurezza è un problema importante che non può essere sottovalutato e capire anche come la pensa il tecnico, perché poi il tecnico deve allenare, quella è una professione, un lavoro, e se lui vuole la massima serenità, anche non solo da un punto di vista proprio tattico, ma proprio dal punto di vista proprio della serenità che deve comunque interloquire con i calciatori, chiaramente poi può diventare sicuramente una problematica. No, invece il problema è prima di Oronzo. Che si attende da parte della dirigenza, chiedo scusa di questa insistenza, ma noi dobbiamo sperare che prima della partenza per Oronzo di Cadore, molto probabilmente dovrebbe ancora essere lì il ritiro della Lazio, diciamo molto probabilmente perché siamo in attesa di una definizione contrattuale della società stessa. Però comunque resta il fatto che il tifoso necessita di un qualcosa che in questo momento vale molto più di una partita vinta, cioè di una presenza o di un acquisto anche importante. Perché? Perché è certamente un calciatore oggi importante che possa raggiungere Forbello potrebbe comunque riaprire anche un certo tipo di entusiasmo. Cioè bisogna già iniziare a creare questa eventuale simbiosi, perché se resta tutto allo stato dell'arte così piatto, certamente anche la preparazione, voi lo sapete meglio di me, va a inficiare per i calciatori e per lo stesso tutor, che mai come adesso l'allenatore ha bisogno, secondo me, della massima collaborazione e massima disponibilità da parte di tutto il mondo Lazio, perché se si è puntato su questo allenatore, adesso, al di là di alcune obiezioni che mi sono permesso di fare, lo hanno fatto anche altri illustri colleghi più bravi anche del sottoscritto, ma certamente chi è che non sbaglia? Ma adesso noi dobbiamo invece consegnare una Lazio ad uso e somiglianza per i core tutor. Ecco. Voglio dire, nessuno si aspetta giocatori eclatanti, però vogliamo soddisfare le esigenze del tecnico al di là dell'Europa o meno che la Lazio potrà affrontare la prossima stagione. Ecco, ci sono queste basi in questo contesto comunque di poter soddisfare queste esigenze. Ritengo che anche i calciatori di livello, voglio dire, anche non eccelso, perché siamo perfettamente consapevoli della realtà societaria laziale, però calciatori che siano adatti e pronti e che richiede espressamente l'allenatore. E che Su abbiano la voglia. questo credo che non ci devono essere dubbi, perché attenzione, perché se andiamo a ricreare dei dubbi dove poi il mercato non viene consegnato a detta di alcune indicazioni da parte del tecnico, poi si rischierebbe di nuovo di creare non solo alibi per gli stessi,
ma anche di nuovo un'altra stagione difficile e pesante all'interno della Lazio, cosa che il tifoso non può più accettare dopo questa trascorsa. E alcuni calciatori oggi, certamente, devono anche loro assumersi delle precise responsabilità, Massimo, a chiusura di questo mio intervento, perché proprio nel penultimo incontro con voi, proprio Michela denunciava il fatto che sono mancati in particolare i giocatori più rappresentativi in seno alla Lazio. Come dargli torto a Michela dinanzi a una sottolineatura giornalistica del genere? Sono i numeri che parlano e i numeri purtroppo sono terrificanti in un senso o nell'altro, in questo caso purtroppo negativi per la Lazio. E quindi i calciatori che io ho citato oggi personalmente sono stati tra i protagonisti in negativo e guarda caso alcuni sono in attesa di rinnovi contrattuali. Quindi 2 più 2 fa 4. Quindi c'è un discorso economico-finanziario, come il caso di Felipe Anderson che avevo fatto presente, ma anche un discorso se in prospettiva questi giocatori hanno ancora le motivazioni per indossare la maglia della Lazio. Chiedo scusa di questa forza anche di espressione sull'argomento. Però la Lazio ha bisogno di motivazioni, di calciatori che siano motivati in partita. Perché quello che preoccupa, al di là di un credo tattico, di una scelta sbagliata di un allenatore, è che io vedo una demotivazione all'interno del gruppo Lazio ingiustificabile, perché parliamo comunque di fior di professionisti. E quindi anche i calciatori, come quando le cose vanno bene, vengono incensati, in questo contesto sono anche i principali responsabili, perché è troppo semplice. Paga sempre l'allenatore nel calcio e i calciatori vengono sempre giustificati. Oggi più che mai le prestazioni di taluni calciatori, che comunque sono quelli che dovrebbero fare la differenza e che sono anche sul libro paga importante, perché da un punto di vista economico non ci sono dubbi, sono stati fatti dei sforzi in quel contesto. Saremmo scorretti a non riconoscerlo all'interno della dirigenza bianco-azzurra. Certamente sono mancati tantissimo. Anche perché Mi Max, scuso, ma poi no. questa era una denuncia che va fatta perché noi abbiamo bisogno, per essere più chiari, voglio dire, io ancora ricordo con tanta simpatia Magno Cavallo, con tanta simpatia Potavini, con tanta simpatia Carlini, cioè calciatori che nella loro modestia però consegnavano tutto sul campo. Ecco perché io quando vedo con quella maglia numero 4 Patrick giocare, io lo applaudo sempre, perché nessun tifoso potrà dire a Patrick che non ha consegnato tutto per la propria maglia, nonostante i suoi limiti che può avere da un punto di vista tecnico. Ma è un calciatore diventato prezioso, ma lo è diventato anche per quell'aspetto, correggetemi se sbaglio, se non siete d'accordo, motivazionale, mentale, che inserisci in ogni contesto con la maglia che indossa. E il senso di appartenenza la Lazio lo deve ritrovare e soprattutto i tifosi devono capire che ci sono alcuni che possono fare questo, anche se tecnicamente più modesti, perché la Lazio meno modesta ancora oggi perché si parla della Lazio dei meno 9. Ci sarà un motivo perché si parla ancora di Eugenio Fascetti. Noi che l'abbiamo seguita passo per passo, momento per momento, sono stati calciatori che comunque hanno lasciato un qualcosa di importante. Lo stesso Gregucci, no? Per non parlare di Fiorini, perché tutti loro, in egual misura, hanno consegnato un qualcosa in quello spirito di quel calcio e soprattutto di quella lazialità che oggi difficilmente si ritrova nel contesto attuale dei nostri calciatori. Anche perché a chiudere, poi oltretutto, ritornando al discorso degli alibi, vorrei evitare di far riaprire al maestro di turno l'abecedario e ricominciare col classico alfabeto. Con questa battuta io vorrei chiudere l'incontro perché ne abbiamo avute anche troppe, insomma, di queste situazioni e ci siamo stancati anche di ascoltare determinate situazioni. Max, non sappiamo come ringraziarti sempre No. della tua presenza, della tua gentilezza, della tua competenza Io dunque è e l'ultimo nostro incontro. Io vi termina qui, no? Il passaggio allora vostro. Perfetto. questa settimana sì, perché andiamo allo stadio, saremo Quindi presenti io proprio per il tifo che prima dicevi del tifoso laziale che sta vorrei avvicinato al cogliere palco. l'occasione intanto per salutare Michela.
che è sempre piacevole e attenta anche nelle valutazioni, la sua presenza, a te per l'ospitalità che consegni sempre nei confronti e la stima della mia persona, e permettetemi di dire, vogliamo sempre più bene alla Lazio, mai come adesso la Lazio ha bisogno di noi. Assolutamente è un A messaggio che poco di poi. giornalismo, a tanto di cuore, però mi sentivo di consegnare questo messaggio a chi ci ascolta, perché poi al termine di tutti questi nostri contesti e discorsi c'è sempre un sentimento, voi mi insegnate, che prevale al di sopra di tutto. Credimi, Max, che lo stesso pensiero, e te lo confermerà anche Michela quando ti farà i suoi saluti, di Riccardo Budoni, che con un suo intervento, che potrei andare a rivedere magari nella live registrata, e parla proprio di questo, cioè del tifoso che deve stare vicino alla squadra. Non ha voluto parlare di tecnica, di tattica, di giocatori, di allenatori, di dirigenza. Ha solo voluto parlare ai tifosi, e l'importante è che non manchi mai l'attaccamento verso questi colori e verso quello che rappresenta per noi la Lazio. Mentre stavi Muriel, parlando, no? ricordavo anche Rico Vella. Enrico Vella, vabbè. Michela, un saluto per Max, che è stato così carino nei tuoi confronti. Assolutamente, gentilissimo, anche troppo, grazie, grazie Beh, mille. lo merita perché voglio Grazie. dire esterna con la giusta compostezza, e devo far presente anche un'altra considerazione. Non è mio costume farlo perché a me non piacciono certe piaggerie di troppo, ma quando sono meritevoli di attenzione in questo nostro mondo vanno considerate. È sempre poi molto attenta e brava nelle rituali conferenze stampe, perché quando è capitata pone l'accento soprattutto anche poi sul sentimento e sulla tifoseria, perché al di là poi dei colleghi che vanno a porre giustamente degli interrogativi giornalistici, lei poi giustamente ricorda anche che c'è un aspetto del sentimento, no? Che può essere verso un calciatore, verso un tesserato comunque della Lazio. Ecco, in questo ho trovato nella Michela la persona giusta, e che sono convinto e sono contento che il direttore di Sport Press 24, Stefano Crisci, abbia potuto consegnare la disponibilità a questa persona. Assolutamente, beh, è successo parlando con Ciro in conferenza Eh stampa. sì, eh sì, eh sì, lo ricordo perfettamente. Ho detto, perché noi tifosi, dico, oh Madonna, però sono andata avanti, è più forte di me. Io nasco tifosa e divento giornalista, quindi Carità. Ma probabilmente. tutti noi abbiamo un pedigree, al cuore non si comanda, e siamo cresciuti con dei maestri, ognuno di noi. E certamente anche quando ci siamo confrontati con alcuni colleghi dall'altra parte del Tevere, io mi ricordo ancora, e lo vorrei fare con voi in questi 10 secondi, col vostro permesso, Alberto Mandolesi, che tra le altre cose ho vissuto degli anni anche importanti anche con lui, con lo stesso anche Claudio Maggiolini, con tanti altri colleghi della Roma, quando andavamo a fare anche le radiocroniche in diretta di Lazio e Roma. Beh, quello ti fa capire che guai se mancasse il sentimento, in questo senso, anche di un giornalista che poi deve espletare la sua funzione professionale, perché tutti noi siamo cresciuti anche con quel credo, e con, voglio dire, quella passione che oggi ci ha portato alla nostra età di poter poi svolgere anche con modestia la professione di giornalista. Assolutamente, senza mai sfociare chiaramente in cose becere, come forse siamo un po' abituati a vedere dall'altra parte, ma non credo che ci sia, ecco, ne parlavamo proprio prima, perché da una parte vanno addirittura allo stadio con le sciarpe e noi, nel senso noi laziali, tendiamo un pochino a nasconderci di più. Assolutamente no. L'importante è fare il nostro lavoro, essendo e rimanendo super partes, si può tranquillamente dire di essere tifosi della Lazio. E ricordo, purtroppo chiedo scusa per sto dilungando, ma Michela ha avuto questa provocazione benevola. Una volta la trasmissione del caro e compianto Aldo Biscardi era presente all'epoca, non so se lo ricordate, l'onorevole Francesco Rutelli. Sapete la fede dell'onorevole Francesco Rutelli, che è lazialissimo.
E di conseguenza, a un certo punto, Aldo Biscardi, in uno dei suoi processi, gli fece presente: "Ma Francesco, di che tu sei laziale?" Sì, sono della Lazio, però lui con quel suo aplomb, con quel suo stile, con quella sua eleganza laziale, tendeva a tenersi in religioso silenzio. E Biscardi sottolineò questo aspetto, raccogliendo e chiamando, esortando l'onorevole Rutelli a far presente della sua fede calcistica. Questo per far capire che effettivamente i nostri hanno a volte un atteggiamento un po' più remissivo. Parlo dei personaggi anche del mondo dello spettacolo e non solo, anche quello a livello politico. Sarebbe cosa buona e giusta che in alcune occasioni anche loro potessero essere più presenti, perché sarebbe anche, voglio dire, un valore aggiunto. È uno step ulteriore anche per la stessa tifoseria laziale, che si sente anche più sostenuta. È un po' come, e qui mi permetto di dilungarmi io un attimo, quando fu chiesto al meteorologo Guidi, graduato dell'aeronautica militare, se per caso fosse della Lazio, durante una trasmissione, lui ha detto non per caso, ma per tradizione. E Questo, ecco, qui, per e dirla. qui, e qui per dirla tutta, insomma, per, Certo, proprio per certo. chiudere in bellezza. Grazie ancora Grazie, Max, è stato un grazie, piacere. grazie, Ciao, grazie. buona serata. Buon proseguimento, buon Sì, proseguimento. ciao, grazie. Grazie, grazie. Allora, abbiamo avuto con noi il buon Max Gargini. Facciamo, Michè? Facciamo tutta una tirata oppure lasciamo la linea stasera a... Chi c'è stasera? Arianna Michettoni? No, Arianna manca stasera, si è spostata. Ah, è vero, manca Arianna, per cui ci sarà Andrea Marino E Giampiero, credo, se non e mi ricordo. Giampiero. Perfetto. Arianna si sposterà di giovedì sera insieme a Andrea Cecchetto. Perfetto, per cui sarà la live delle 21:30, Lazialissimi noi. E vi aspettiamo numerosi naturalmente anche nella live serale. Detto ciò, Michi, mandiamo la sigla. Ringrazio sempre te della competenza, della Grazie tua presenza, della tua amicizia. E ricordiamo a tutti quanti che il nostro appuntamento sarà per lunedì prossimo, perché a te. Vedi, ce l'avevo. venerdì c'è la partita, andiamo allo stadio, ma ci sarà il post partita con Giampiero Magno. Penso sempre intorno alle 23 circa. L'orario ancora è da definire, giusto? Perché giochiamo 20:45, 22:45, 23, poi ve lo comunichiamo sui nostri social. E detto questo, tu sei proprio sicura che quella narita là la conosci? Perché io sono rimasto con sto chiodo. Vabbè. No, mai sentita, no. Però conosco il cognome Nardi, quello sì. Beh, vabbè, poi vado a indagare, dai, vado a indagare. Detto questo, amici, un grosso ringraziamento a tutti, partendo da Stefano Ghezzi che è intervenuto in diretta con noi in apertura, al video sempre bello, pungente e preciso di Riccardo Budoni, alla presenza di Max Gargini che è appena andato via. E grazie a voi della chat che ancora siete in tanti e numerosi a scrivere. E non vi abbiamo ricordato tutti quanti, ma siete tutti nei nostri cuori. Grazie per seguirci anche in queste live pomeridiane dove magari è ancora un po' difficile gestire le vostre presenze, ma siete sempre tanti e numerosi. Per cui grazie mille a voi che portate avanti le live, non siamo noi. Noi parliamo del Lazio, spesso io cerco anche di essere molto più leggero rispetto a quanto vorrei essere, e tanto leggero non so se vede anche dal fisico, però detto questo, insomma, è grazie a voi che queste live vanno avanti, sia quelle del pomeriggio, del lunedì e mercoledì e venerdì, che quelle della sera. Con i classici appuntamenti.
Detto questo, Miki, vuoi dire qualcosa o possiamo andare in chiusura? Dimmi tu. Aggiungo soltanto che noi non lo facciamo per i numeri, non ci paga nessuno, lo facciamo per passione verso la Lazio, però poi è chiaro che quando vediamo tanti di voi che ci seguono, che ci scrivono sia nel pomeriggio sia la sera, beh, è sempre una gratificazione. Quindi io vi ringrazio ancora tutti, ringrazio anche io Stefano e Massimiliano Gargini, però Riccardo. Riccardo Budoni chiaramente, però senza tutti voi, sì, staremmo qui a chiacchierare io e Massimo e Ma lo andremo faremo. bene, però ci fa molto piacere, quindi io vi ringrazio tutti dal primo all'ultimo e mi raccomando, ricordatevi di questa sera. E Assolutamente, a partire dal. ovviamente abbraccio anche a Gabriele. Assolutamente, un saluto a Gabriele. E buona serata a tutti e sempre Forza Lazio. E mi Sempre raccomando, Forza Lazio. chi può venga allo stadio, chi può venga allo stadio, perché c'è anche quelle persone che purtroppo non possono. E credetemi, io faccio parte di quelle persone. Credetemi, io faccio parte di quelle persone e anche Michela, purtroppo, ognuno per un motivo differente, però saremo sempre presenti, specie nei momenti di bisogno, perché la mia provocazione è proprio quella, che spesso e volentieri, proprio nei momenti di bisogno, si vede il vero tifoso della Lazio. Per cui, forti a cantare il nostro inno, che vuole Ferraresi qua? Che famo? Mannamo? Che vuole? Sì, l'abbiamo già detto, ma chi? Che boh, dai. Belli de casa, buona serata, vi ha già fatto. Massimiliano, ma che pensi che dormiamo? Abbiamo fatto più ringraziamenti che trasmissioni. E dai, via. Un abbraccio forte a tutti, grazie ancora Michela e un saluto a tutti da Semplicemente Lazio, la voce dei laziali. Grazie mille. Ragazzi, è sempre Forza Lazio. Forza Lazio. Gennaio 1900, Piazza della Libertà, mentre il Tevere continuava a scorrere, la storia è cominciato a scrivere. Erano altri tempi, c'erano altri eroi, ma quei sentimenti sono gli stessi che abbiamo oggi noi. E quella bandiera bianco-celeste ancora sventola, nonostante sia passato più di un secolo, non è sbiadita mai. Ha sfidato il tempo e anche i giorni più bui. Ha fatto innamorare milioni di persone, unendo mani, fiati e cuori. Lazio ti cattura, è lei che sceglie te. Di Lazio ci si ammala inguaribilmente, ti prende e non ti lascia più. Io per quei colori la vita mia darei, per questo immenso amore che non avrà mai fine.
che unisce mani, fiati e cuori. Vivrò la Lazio è mia, è la mia fede che oltre va, la Lazio è mia, è quell'amore eterno che ti ho promesso, la Lazio è mia, la maglia che con orgoglio io indosso, la giorno racconto la Lazio è mia e di Lazio io vivrò.